Per non capire quando andare lungo, quindi. Buongiorno, aspettiamo un altro poco che la gente finisca di entrare all'interno della room e poi iniziamo. Uno o due minuti, giusto. Ciao a tutti ragazzi. Va bene, io direi Martina, se sei d'accordo pure tu, vedo che siamo già in tanti, magari possiamo iniziare, tanto inizierò io con una breve fase introduttiva e poi lascerò la parola a Martina La Ponte che qui oggi si è occupata dell'organizzazione di tutto questo evento. Allora, buongiorno a tutti, anzi buonasera, io sono Saverio Ciavarella insieme ad Aldo Marcello Corigliano. Siamo i presidenti, nonché capigruppo di B-Lab, Unilab Network, che come immagino, tra virgolette, sappiate, è un'associazione di rappresentanza presente qui in Bocconi. Principalmente quindi ci occupiamo di rappresentanza attraverso appunto i vari nostri colleghi che si trovano all'interno degli organi amministrativi della Bocconi, ma soprattutto ci occupiamo di voi studenti. A questo lo facciamo attraverso diversi servizi che noi produciamo, tra i quali anche questo, che è uno dei servizi che noi mettiamo a disposizione della comunità studentesca. E, per fare tutto ciò, ovviamente servono tante persone. Noi prima di essere un gruppo di rappresentanza, siamo un gruppo di amici che insieme si diverte nello svolgere questo genere di attività, quindi che poi spaziano dalle più strane, magari anche alle più formali, ed è proprio in questo che poi alla fine ci si trova bene, si costruiscono dei rapporti, dei legami con la gente. Principalmente l'evento di oggi, appunto, è dedicato agli studenti che l'anno prossimo andranno in exchange oppure che sono meramente interessati a conoscere le modalità di svolgimento di questa possibilità che Bocconi offre. E, abbiamo qui diversi ospiti, chi è stato già in passato in exchange certamente saprà spiegarvi meglio di me quello che si andrà a fare, sia le pratiche necessarie per partecipare al programma, sia proprio la reale esperienza che poi si fa lì sul posto. Quindi,
Passo la parola a Martina da Ponte. Ciao a tutti ragazzi, io sono Martina e faccio il terzo anno del CLEAM, sono tornata da pochissimo dal mio discambio. Io vorrei iniziare allora questo incontro parlando un pochino, aspetta, adesso faccio partire la presentazione, parlando un pochino anche in generale di tutte le cose burocratiche che possono mettere un po' ansia dell'exchange. La domanda inizia il 2 di marzo e poi finirà l'8 alle 3. E praticamente si fa tramite Punto Blu, dove si possono anche andare ad uploadare i vari certificati linguistici e tutti i vari prerequisiti delle singole mete. Poi ci sono dei requisiti minimi, che sono quelli di avere il 60% di CFU del primo anno e una media almeno di 22. Poi per la lingua c'è bisogno di aver superato l'esame Bocconi o comunque avere un certificato B2 che si può caricare. Per la seconda lingua essa può essere richiesta però solamente per alcune mete e, cosa importante, non si può fare domanda per dei posti in cui si ha la cittadinanza. Poi su IELTS e TOEFL possiamo parlare un pochino perché tendenzialmente l'IELTS e il TOEFL possono essere utilizzati come certificato base per partire, però può anche essere un prerequisito aggiuntivo per andare in alcune mete. In questo caso non c'è bisogno di registrarlo o comunque farlo entrare tra gli esami che hai fatto come esame di inglese, ma si può anche semplicemente uploadarlo durante il periodo di domanda per l'exchange e quindi questo può aiutare anche un poco con le tempistiche, perché per farlo entrare negli esami dovevate metterlo entro il 2 febbraio, mentre per approdarlo semplicemente basta inserirlo nella domanda, quindi a marzo. Poi possiamo anche dire che ci sono un sacco di borse di studio e un sacco di agevolazioni per lo scambio. Alcune sono date per reddito a chi usufruisce della borsa di studio ISO, altre invece a seconda delle destinazioni, come per esempio in Europa c'è la borsa Erasmus ed è molto semplice da ottenere. Semplicemente la Bocconi ti manda una mail con tutto quello che devi fare, tu segui gli step e riesci a prendere la borsa, quindi non devi neanche autonomamente attivarti per trovarla. E poi ci sono altre borse di studio a seconda di vari accordi specifici con diverse università. E nulla, dopo questa piccola introduzione, se avete altre domande, ecco, il mio contatto lo trovate qui. Martina da Ponte, mi potete scrivere oppure anche, cioè sia su Instagram che su WhatsApp, come volete. E se posso aiutarvi, vi aiuto volentieri. Dopo questa piccola introduzione, secondo me possiamo partire con il vero e proprio evento, ovvero una piccola intervista a tutte le varie persone che sono state in scambio in posti diversi. Antonino, tu ci sei? Sì, ragazzi, ci sono, mi riuscite a sentire? Sì, io ti Mi sento bene. sentite? Forte e chiaro. Ok, a posto. Fantastico, fantastico. Perfetto. Allora, tu sei andato ad Hong Kong, quindi un posto un sacco diverso. Come prima domanda volevo chiederti, ma come mai hai scelto Hong Kong e magari non altri posti asiatici oppure la Cina continentale? Ok, allora. La scelta diciamo che non è stata tra diciamo Hong Kong e la Cina continentale, la scelta è stata inizialmente tra gli Stati Uniti, l'America comunque che erano Stati Uniti, Canada più il Nord America che erano considerati bene o male, boh, quando abbiamo fatto noi domanda erano le mete più popolari, quelle a cui tutti andavano, tra quelle e altro. E io ho scelto Hong Kong perché mi sono reso conto a un certo punto che avrei voluto sostanzialmente viaggiare molto. So che potrebbe sembrare, diciamo, fuori dall'aspetto didattico e accademico della cosa, e in parte lo è, però allo stesso tempo ho pensato, andare negli Stati Uniti, anche sia andare a New York, alla NYU, significherebbe comunque rimanere a New York, comunque pagare molto di alloggio, quindi allo stesso tempo finanziariamente ti limita se vuoi fare altri tipi di viaggi, altri tipi di esperienze, e cosa che Hong Kong non fa, perché Hong Kong ha, come anche Singapore in realtà, ma io sono certo su Hong Kong, ha alloggi studenteschi molto convenienti. La mia università era la HKU, ma tutte le altre lo offrivano nello stesso modo.
di conseguenza l'esperienza costa finanziariamente meno e puoi dedicare, diciamo, qualche risorsa in più a girare le zone lì intorno, tutto il sud-est asiatico, che è bellissimo. Io, tra parentesi, mi scuso se vedete la luce cambiare su di me, ma sono in una zona un po' particolare, c'è cioè una specie di installazione sopra di me che cambia, scusatemi. Ah, perché adesso Antonino è a Dubai, quindi è sì. Molto lui. Allora, poi ti volevo chiedere le maggiori differenze che ci sono tra la tua università ad Hong Kong e la Bocconi, sia in termini di approccio allo studio che in termini proprio di didattica vera e propria, e quanto stressante era. Sì, allora, diciamo che non ho sentito mai nessuno che mi abbia detto che si sia stressato più in exchange che da noi, ecco. E HKU, che era la mia, appunto, perché ripeto, Hong Kong credo sia ancora così, le mete sono numerosissime, insomma i partner della Bocconi sono tantissimi, non fa eccezione. L'università era sicuramente tosta, non potevi, diciamo, perdere tempo tutto il giorno, dovevi comunque dedicarci un po' di tempo quotidianamente, se non quotidianamente un po' di tempo durante la settimana allo studio, ma avevi assolutamente il tempo di pensare ad altro, molto di più di quello che si ha in Bocconi. L'approccio, perché è un approccio molto, diciamo, basato su casi, case studies, lavori di gruppo, quindi magari si lavora di più, si centellina il lavoro lungo il semestre, ma poi l'esame finale ha un valore ridotto rispetto a quello che ha da noi in Bocconi. E sullo stress penso di aver risposto, nel senso che non mi sono mai sentito stressato, cosa che invece in Bocconi magari capita su qualche esame, non dovrebbe, però è più probabile che a Hong Kong, senza dubbio. Sì, sì, in Bocconi ci si stressa, questo lo possiamo assicurare sicuramente. Nulla. Poi un'altra domanda era, visto che hai detto che comunque ti piace viaggiare e volevi viaggiare, in quali posti sei andato che ti sono piaciuti di più qua? Dove hai avuto maggiormente occasione di viaggiare e quanto di fatto sei riuscito a raggiungere questo tuo destino? No, assolutamente tantissimo, cioè i paesi che ho visitato da Hong Kong, che magari non consideriamo Cina se vogliamo, c'è la Cina continentale, Thailandia, Corea del Sud, Cambogia, Macao, sono tutti posti che ho visitato da Hong Kong, sono vicinissimi, tranne la Corea del Sud è l'unico viaggio un po' più lontano, ma comunque molto più convenienti dal punto di vista proprio economico che andarci dall'Italia, e quindi molto raro che uno ci vada dall'Italia, perché se deve fare una traversata del pianeta, magari va in un posto un po' più, diciamo, strutturato, fa un viaggio migliore che quello di andare in Cambogia. Sono posti che secondo me hai l'occasione di vedere in questo momento della tua vita e in questa occasione, stando ad Hong Kong. Quindi davvero posti incredibili, ma vabbè, qualcuno magari lo vedete anche nelle foto, quello sul centrale a sinistra è la Thailandia, ma spaziali, posti che non penso rivedrò più, almeno nel breve termine. Qual è stato il tuo preferito? Dimmi un po'. Sicuramente la Cambogia, sicuramente. Tra l'altro, ragazzi, se qualcuno che è in ascolto decide di andare a Hong Kong, a parte che scrivetemi assolutamente, trovate il mio Instagram, il numero di telefono, ma la Cambogia è bellissima perché è uno di quei posti che non ti aspetti. La Thailandia si dice, c'è gente che dall'Italia ci va, il mare si sa che è bellissimo, ma la Cambogia, che non ha il mare, ha dei paesaggi mozzafiato, templi antichissimi, sembra un po' di stare in Indiana Jones, molto carino. Ok. Antonino, Martina, scusa se posso, quanto ti sei divertito? No, sarebbe tu 10? Puoi sempre. 10, dai, raga, che domande, 10, ma scherziamo. Cioè, io stavo a inondare Instagram di storie, la gente ha smesso di seguirmi durante quel periodo, cioè, quindi meglio che così non poteva andare. No, è davvero una cosa che io spero di starlo trasmettendo, cerco di starlo trasmettendo. Hong Kong è uno dei posti più divertenti e quindi tutto ciò che vi è connesso, più divertenti dove possiate finire. Secondo me un'esperienza sia di campus che di vita della città, perché magari c'è un posto negli Stati Uniti in cui fai tanta esperienza di campus ma poca vita di città, una combinazione perfetta. Perfetto, invece se tipo dovessi pensare ad un must oppure al tuo miglior ricordo in scambio, qual è stato? Allora, diciamo che di ricordi ce n'è più.
il migliore, diventa difficile dirlo, il più vivido, e probabilmente lo vedete un po' nella foto, quella più a sinistra, così le uso un po' come spunto, perché io sono rimasto a Hong Kong, diciamo, gli ultimi mesi del 2019, quindi il primo semestre di quell'anno accademico, ed era il periodo che poi non è stato, ha visto Hong Kong coinvolta un po' negli scontri politici contro il governo filo cinese, eccetera. Al di là della questione politica, la cosa ci abbe un bel po' coinvolto fino a farci rimpatriare, ma con 2 settimane di anticipo rispetto al nostro effettivo ritorno, quindi non un grave impatto sulla nostra esperienza, ma sicuro è uno dei ricordi migliori che ho di quel periodo, proprio la possibilità di girare per la città sapendo che ci sono proprio alcune zone che erano deserte, alcune zone piene di gente per le proteste, non sicuramente un po' più pericoloso del solito, ma credo che adesso la situazione nel bene o nel male sia comunque più tranquilla. Mm-hmm. E invece qualcosa che se vai a Hong Kong per forza devi fare, che non puoi proprio perdere? Allora, se vai ad Hong Kong, allora, secondo me la cosa che non puoi assolutamente perdere è fare le hike, ovvero io non sono, premetto, un tipo particolarmente sportivo, e poi sono pugliese, quindi per me la montagna praticamente non è esistita per lungo periodo, però Hong Kong è un territorio tutto molto collinare, è una città, ma è un grande territorio, quindi ha tante zone collinari e di campagna, e noi proprio nel periodo delle proteste, dove la città era un po' meno sicura e meno piacevole camminare per le strade, abbiamo fatto tante camminate, proprio si arrivava in alto, ci sono dei percorsi bellissimi, e spesso la gente se lo dimentica, si gode la città dei grattacieli, ma in realtà ci sono delle viste mozzafiato, paesaggi splendidi, è una bellissima esperienza. Che bello, quindi ci sono praticamente le due parti, entrambe. Molto Sì, è bello. un aspetto fondamentale. Belle cose, noi l'abbiamo scoperto tardi, ripeto, però è assolutamente una cosa da fare. Se siete fan, ma anche no, perché io non lo sono, non lo ero almeno, e devo dire, un'alternativa pazzesca al semplice farsi una passeggiata in centro, cose del genere. Poi, come ultima cosa, ci racconti un pochino la storia che sta dietro questa foto in cui avete il grembiule, perché secondo me è una foto un sacco non strana, però che incuriosisce. Che cosa era successo? Sì. Allora, che cosa è successo? Siamo sempre nell'ultimo periodo, le ultime settimane, e appunto eravamo un bel po' più liberi dall'università perché a causa delle proteste e degli scontri si era spostato tutto online, prima del Covid, premetto. E in quell'occasione abbiamo seguito il consiglio di un nostro professore, io, Leonardo, che è quello sulla mia sinistra, e Luca, che è quello sulla mia destra, e siamo andati in questo posto che è una catena cinese che fa hot pot. È un ristorante dove sostanzialmente si mangia, ti portano della carne cruda che tu immergi dell'acqua speziata, bollente, e si cucina e poi te la mangi sostanzialmente. Ma è un'esperienza molto divertente, in realtà è una di quelle cose che magari, capito, di cui non parlerei 15 minuti ad un evento, però che se qualcuno di voi ragazzi siete, cioè a queste sciocchezze che poi in realtà fanno tutta l'esperienza, ve le racconto molto volentieri se qualcuno è interessato e vuole scrivermi, io sono super contento di darvi tutte le informazioni che ogni volta che parlo di Hong Kong cioè sono felice io stesso, quindi. Il contatto l'ho lasciato qui e quindi se lo volete. Sta qui, prendetelo un attimino oppure scrivetemi, io ve lo passo. E nulla, Sì, senza adesso nessun grazie mille Antonino, adesso Grazie possiamo. a voi ragazzi, grazie Grazie Martina mille e tutti gli Antonio. altri, Saverio, Aldo, siete grandi, quindi tutti gli altri sfruttate un sacco questa occasione, sia dell'exchange che di questo evento, fate domande e boh, vi aspetto, insomma, scrivetemi. Grazie Ciao mille. Anto, grazie mille ancora. Ciao raga, buon Adesso. divertimento. Ciao Malvi. Ora passiamo a Malvina. Malvina è andata invece in Cina, quindi ci sei? Non ti vedo, Malvina. Sì, mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Allora, praticamente Malvina è andata in Cina, quindi sempre un'esperienza asiatica, però un'esperienza diversa. Andare in Cina sicuramente è uscire un sacco dalla propria comfort zone e buttarsi in un ambiente diversissimo. Qual è stato, secondo te, uno degli shock culturali maggiori? O comunque, quali sono state quelle cose che più hanno impattato all'inizio il tuo percorso in Cina? Allora, intanto ciao a tutti, io sono Malvina e anche io come Antonina sono stata in scambio ormai in Cina 2 anni fa.
Qual è stato l'impatto, diciamo, più forte? Cioè l'imbarazzo della scelta, devo dire, nel senso che veramente tutto è diverso. Io credo che io avevo messo un po' mete tutte completamente diverse rispetto a Stati Uniti o Europa, cioè tutte mete Sud-Asia, Sud-Africa, Sud-America. Proprio perché volevo andare in posti diversi, non onestamente curandomi molto del fatto che la Cina è veramente qualcosa di totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Questo perché veramente noti le differenze, cioè letteralmente appena atterri in aeroporto. Devi chiedere un'informazione, non sai da che parte girarti perché nessuno, veramente nessuno parla inglese. Quindi sicuramente la lingua è stata il primo shock, diciamo, che tu hai, perché da chi sei abituato magari comunque con l'inglese, cioè, anche non ottimo, comunque te la puoi cavare in giro per il mondo, in Cina no, perché veramente noi abbiamo dovuto imparare un po' di cinese per poter appunto sapere relazionare con le persone, probabilmente anche quando vai a comprare qualcosa al supermercato, al negozietto, per dire grazie, prego, cioè anche le cose basilari che noi possiamo pensare che loro magari possono sapere, ovvero tipo ciao, grazie, prego, non è vero, non lo sanno. E noti questa cosa probabilmente anche quando tu Di magari devi prendere un taxi, scusami Marti, e se tu non l'hai ordinato tramite Uber, cioè che nel senso l'hai già ordinato, quindi viene lì apposta per te, se tu devi fermare un taxi per strada, stai sereno che nessuno si ferma. Cioè, proprio per il fatto che ti vedono che sei occidentale, quindi loro già sanno di non poter interagire con te, non si fermano. E in più anche, diciamo, il cibo è un altro capitolo a parte, nel senso, se volete approfondiamo questo punto, ma anche a livello di interazioni sociali è molto molto diverso, nel senso che credo che come popolo siano un po' più timido rispetto a magari a come siamo abituati noi qua in Europa, quindi è un po' più difficile interagire con loro e creare anche, avere anche delle amicizie con gli studenti del posto, ecco. Quindi sì, questo, quindi direi lingua, cibo, interazioni sociali. E questo sì. Ecco, A livello di viaggi, come Antonino, tu sei riuscita a viaggiare oppure cosa che io non sapevo quando ho messo la Cina nelle 10 scelte e che avrei voluto veramente sapere è che col visto da studente sia soltanto un ingresso e un'uscita. Quindi non potevo viaggiare fuori, che era la cosa che avrei più voluto fare perché volevo appunto andare in Sud-Asia. Devo dire che la Cina comunque è veramente, veramente enorme e c'è un turismo interno assurdo, nel senso che poi vedete questa foto qui dove sono con un perfetto sconosciuto perché eravamo in giro a Pechino durante la settimana del 70° anniversario della Repubblica Popolare Cinese e la gente letteralmente ci fermava, nonostante loro siano super timidi e quindi non parlerebbero mai con te, si fermava per fare foto perché non abituati appunto a vedere persone dell'Occidente. Quindi assolutamente ci sono un sacco di bei posti in Cina da vedere. Cosa che ecco io magari non ho fatto, anche lì come diceva Antonino ci sono un sacco di posti che sono super sviluppati, io vivevo a Ningbo che è una città che sta a 2 ore da Shanghai, anzi io in realtà vivevo on campus a Ningbo, quindi non vivevo neanche Ningbo, vivevo in un campus universitario di un'università inglese per di più, quindi veramente abbastanza una bolla ed era una città molto grande, nel senso per loro era una città di secondo tipo, ma contava 8 milioni di persone, che per noi è impensabile, è talmente grande. E invece, però, allo stesso tempo, andando da altre parti, ci sono ci sono zone molto più rurali, quindi molto più, dove percepisci molto più la natura e quant'altro. Quindi, a livello di viaggi, considerando il fatto che appunto non si può uscire dalla Cina, comunque è un ottimo paese perché veramente io vorrei tornare, anzi, affrontando la cosa in maniera diversa, per poter viaggiare di più e scoprire altre cose che appunto non ho avuto modo di vedere mentre stavo in Cina per tutta una serie di motivi su come ho affrontato io l'esperienza, ecco, in maniera personale. E invece adesso lasciando un attimo da parte a livello culturale, a livello universitario ci sono state delle grandi differenze con la Bocconi oppure era molto simile? Allora, come ho detto io vivevo in un campus universitario che è quello della Nottingham, che non so se qualcuno la conosce, è un'università inglese che ha sede sia in UK sia in Cina che in Malesia. Quindi in realtà seguiva veramente, e adesso io sto studiando anche a Londra, quindi comunque noto veramente le somiglianze del fatto che quel sistema che io avevo in Cina è veramente un sistema inglese. Quindi onestamente su questo posso esprimere per quello che riguarda la mia università e su come è stata la mia esperienza, non so onestamente quanto sia simile ad altre università cinesi.
Quindi l'approccio era molto diverso, era molto più magari per chi conosce un po' il sistema inglese, era molto più tipo focus sullo studio proprio, sull'assimilare le cose prima di andare a lezione e poi a lezione discuterle. Quindi fare tutta una sorta di ricerca e di studio personale tramite readings e quant'altro per arrivare appunto a lezione per imparare qualcosa in più tramite il confronto con altri. Quindi gli esami devo dire che non erano particolarmente difficili, ma il grading system molto molto diverso e abbastanza penalizzante, nel senso che io sono tornata con una media più bassa perché nonostante pensavo di aver fatto gli esami bene, comunque il sistema di valutazione è completamente diverso e niente, cioè nel senso non puoi affrontare gli esami nello stesso modo in cui lo facciamo in bocconi, cioè che studi e vai a portare quello che hai studiato. È più una applica, cioè avere una conoscenza più ampia di quello che si studia e saperlo applicare in maniera più personale, più critica, più completa, è diverso come sistema, ecco. Però ci tengo a precisare che la mia era un'università inglese, quindi non so se possa far testo anche per quelle che sono invece università cinesi. In quanto tali, ecco. Mamma mia, a sentirsi come si è abbassata la media. Però da quest'anno è cambiato il sistema per entrare in magistrale, quindi in realtà non va Esatto. la gente, sì, non va la gente più in exchange per alzarsi la media. Almeno. E, invece, tipo, il tuo miglior ricordo, per quanto abbiamo capito che comunque è stata una cosa molto forte, cioè è stata un'esperienza forte, non solo positivamente, ma il tuo miglior ricordo in Cina qual è stato? Allora, devo dire che è una cosa secondo me assolutamente da fare, andare a far serata in Cina, perché è veramente divertente ed è, nel senso, i viaggi bellissimi, sono super pro, però mi raccomando andate a fare anche serata, perché veramente vedere, cioè essere circondati da persone cinesi che sono totalmente sorprese di vedervi in una loro discoteca, non lo so, iniziano ad offrirvi di tutto e di più, qualsiasi Per serata proprio l'abbiamo fatta. Ci siamo divertiti da morire e la musica poi è totalmente diversa, hanno discoteche diverse rispetto a noi, cioè hanno un concetto diverso, non so. E quindi, non so, è stato divertente andare a far serata, onestamente, in Cina. Poi, come miglior ricordo, sì, onestamente lo associo a quello, ma perché rientra un po' anche nell'esperienza dell'exchange. Invece, di cose da fare assolutamente in Cina, quando una volta che si parte, io mi reputo una persona molto aperta, molto socievole, molto anche che si adatta a qualsiasi cosa. Questa cosa per me è stata veramente messa a dura prova mentre stavo in Cina, nel senso che ho scoperto un lato di me che che non riusciva ad adattarsi così tanto, perché veramente mi sono scontrata con un sacco di cose che non sapevo e non pensavo di trovare. E quindi bisogna veramente partire con un mindset tale per cui devi essere super aperto a qualsiasi cosa ti troverai davanti e provare qualsiasi cosa, che sia dal cibo. Non ero mai stata una persona schizzinosa sul cibo, zero. Cioè, mi piace qualsiasi cosa, mangio tutto. Eppure lì è stata per me una cosa proprio che mi ha colpito qui e non, è una cosa che ha pesato nella mia esperienza e ci ho messo un po' ad abituarmi. Questa più le relazioni sociali, col fatto che è difficile magari legare con quelle del posto, col fatto che è difficile anche interagire con le persone proprio perché non sanno la lingua stessa. Quindi un po' tutto, ecco. Bisogna partire proprio con l'intenzione di volersi mettere alla prova, ecco. Che era quello che avevo fatto, ma non pensavo che mi sarei stata messa così tanto alla prova, ecco. Quindi. Andate a fare serata. No, sì, cioè, nel senso, secondo me è molto bello, soprattutto quando si va come Ma exchange. immagino la discoteca con le canzoni cinesi, cioè deve essere sicuramente un'esperienza No, vabbè. strana. Infatti è strano perché in realtà ti aspetti che magari col fatto che non sanno l'inglese abbiano musica cinese, in realtà no, hanno principalmente musica internazionale, però è bello. Però no, comunque a parte le serate stesse, viaggiate perché è come se fosse un continente, cioè, avete presente quanto è grande la Cina e ci sono veramente tantissimi posti da vedere per i quali vorrei tornare e andare apposta a vederli perché sono davvero davvero belli, quindi assolutamente serate e viaggi. Cioè, in questa foto qui, per esempio, quella estrema a sinistra. Questa Sì. Siamo qui, dove stavi qua? a Pechino eravamo a Pechino durante la settimana. Tutte queste foto, in realtà, a parte questa che è di Shanghai, come vedete, c'è un paese veramente, veramente molto patriottico. Questa foto anche con tutti i bambini. E, no, qua eravamo piazza Tiananmen invece, e cioè,
durante quella settimana non vi dico quanta gente, non so descrivervi quanta gente c'era in giro ed era veramente impressionante. Non avevo mai visto tutta quella gente in giro ed era tutta gente del posto, per farvi capire quanto comunque c'è un enorme turismo interno e ne vale veramente la pena visitarlo. Quindi, anche se all'inizio ero preoccupata del fatto che non potessi uscire fuori, comunque dentro c'è davvero tanto da vedere. Ok, va bene. Grazie mille. Allora, Grazie che te. a voi. Grazie Malvina. In ogni caso, scrivetele, il contatto sta sempre qui. E niente, passiamo adesso ad un nuovo continente. Ciao a tutti. Ciao Malvi, buona Ciao. serata. Grazie. Ora cambiamo un attimo, torniamo in Europa e parliamo del Regno Unito. Abbiamo due ospiti, ma sono molto contenta le cose. Lorenzo, Sara, ci siete? Io Yes. sono. Eccoli, eccoli. Perfetto. Perfetto. Allora, nel club adesso abbiamo Lorenzo e Sara, che sono andati in due parti diverse del Regno Unito. Sara è andata in Scozia nel nord e Lorenzo invece nel sud. Abbiamo pensato di fare un confronto perché, nonostante sia lo stesso paese, le differenze sono molte. E ve lo posso assicurare perché anch'io sono andata in Scozia e davvero è molto diversa l'attitudine. Allora, io direi di partire chiedendovi perché avete scelto queste due mete, questi due paesi, perché l'Inghilterra e perché la Scozia? Ok, dato che sta la mia slide, parlo un Vai, po'. parti prima tu, dopo rispondo Sara. Allora, io sono andato al sud, ma in effetti le altre città sono tanto diverse da quella in cui sono stato io, ossia Londra, perché Londra gode di un ecosistema totalmente unico, che chiaramente conosciamo tutti, metropoli multiculturale, globale. E quindi ho scelto Londra, ho messo tra le mie mete perché proprio volevo vivere l'internazionalità, una città globale a 360 gradi. In un contesto anglosassone, quindi Londra era senz'altro una delle prime top choice, insomma. Ho scelto Londra e non me ne sono pentito perché ho trovato tantissimo da vedere e da scoprire. Prima di tutto le persone, tanti ragazzi e ragazze, tanti italiani pure, quindi alla fine, se uno è un minimo spaventato dall'idea di uscire e di andare lontano dalla propria cultura, c'è una fortissima presenza di italiani, c'è una grande comunità di italiani, al di là di quello, tantissimi anche internazionali, europei e asiatici soprattutto, con cui abbiamo stretto tanti di noi, che appunto siamo venuti alla Bocconi a Londra, abbiamo stretto anche tante amicizie internazionali, le università in generale tutte hanno tantissime societies, che sono le associazioni, e quello è un altro ottimo. Un'ottima scusa per conoscere altri ragazzi internazionali, insomma, vivere Londra a 360 gradi, appunto. Vai, Sara. Allora, eccomi. Io sono stata a St. Andrews, cioè sempre in Scozia, però a 2 ore da Edimburgo, diciamo, al nord. Non era la mia prima scelta, ma tornassi indietro la metterei come prima, molto probabilmente. Sostanzialmente, quindi, diciamo, non l'avevo messa esattamente tra le prime avevo messo delle università negli Stati Uniti, ma ovviamente la mia tattica era di mettere università dove non si era entrata con la media gli anni prima, ma provando, e poi scalare giù. Insomma, l'università di St. Andrews l'ho messa in particolare perché era molto alta nei ranking, un ambiente molto internazionale, e quindi per questo motivo, ecco, l'ho scelta. Quindi la Scozia è molto diversa, come ha detto prima Marti, dall'Inghilterra, perché c'è un'attitudine innanzitutto molto più europea e in generale l'influenza anche un po' delle culture del nord, eccetera, si sente moltissimo. Le persone sono super accoglienti, anche se poi vi devo dire, in realtà, io stando in un'università internazionale sono stata veramente con tantissime persone, fuorché scozzesi e italiani. E questa è l'altra cosa per cui io ho scelto questa università, ossia c'erano due slot per studenti da Bocconi e io volevo andare in un posto dove mi sarei dovuta reinventare, tra virgolette, o comunque sarei dovuta partire da zero, senza parlare italiano, quindi immergendomi completamente. E infatti l'altra ragazza italiana che è venuta con me, lei era in un'altra residenza, quindi qualche volta sì, cioè uscivamo insieme ovviamente, però abbiamo costruito due vite diverse interamente con persone del luogo, cioè non parlando italiano per niente. E io personalmente questa è una cosa che consiglio fortemente, soprattutto se ci si vuole proprio immergere nell'altra cultura, ecco. Sara, di un po' che cos'era questo. Non so se vedete la mia freccetta, si vede la mia freccia, Sara? Non si vede molto.
però okay, la seconda foto cosa si vede, si vede, Sara, quella lì era esattamente la mia residenza. Perché ho fatto appunto per l'housing St. Andrews, cioè se qualcuno è interessato alla meta in particolare, è veramente un'università eccellente, cioè non potevo veramente richiedere di meglio. Quest'anno è stata prima nel ranking nel Regno Unito anche, quindi assolutamente consigliatissima. E danno priorità agli exchange student per l'housing, a differenza tipo del 90% delle altre università, quindi 90% se fate application lì vi danno la residenza. E un'altra cosa molto particolare di cui volevo proprio accennare leggermente era che era in questa residenza con tutte queste camere sul piano, con il bagno condiviso, e avevamo una cucina in 40 persone, però che nessuno usava perché avevamo colazione, pranzo e cena insieme nell'aula comune, quindi era tipo una mensa. E anche quello mi ha aiutato veramente tantissimo a conoscere persone nuove, perché io il primo giorno mi sono vestita, sono andata a colazione, ho fatto bene, adesso non conosco nessuno, e quindi mi sono seduta a fianco a persone a casa dicendo ciao ragazzi, piacere, sono Sara. È molto particolare, però ecco, lo consiglio personalmente. Secondo me da queste foto si vede un sacco che la Scozia è molto fiabesca, cioè alcune foto sono di Edimburgo, le ho fatte io perché ero Edimburgo, altre invece sono di Sara, però comunque è tutto molto fiabesco. Allora, adesso io volevo chiedervi anche com'era vivere in queste due città, perché sono proprio, St. Andrews e Londra sono due città opposte, Londra è enorme, St. Andrews invece è proprio piccolina, quindi cioè, evitando di ridire quello che avete già detto sulle varie, sull'ambiente universitario, cose così, se riuscite anche a dirci un po' com'è vivere in una città del genere. Come Londra, no? Yes, Londra senz'altro è, come avevo detto, anticipato, una metropoli, come tutti sanno, e credo che insieme a Parigi siano le due città europee più vive, più caotiche, nel senso negativo del termine e positivo del termine, quindi tantissime cose da fare, c'è veramente un'infinità di alternative, di opportunità per divertirsi, anche per fare tutta qualsiasi sia il vostro hobby, qualsiasi sia la vostra passione, anche le cose più, insomma, piccine a Londra le trovate, quindi veramente c'è da divertirsi molto, e anche non solo per quanto riguarda gli eventi, anche per quanto riguarda le persone. Se voi avete l'idea di scoprire, siete interessati all'Asia per esempio, ma non volete allontanarvi più di tanto, bene, Londra offre tantissime opportunità per conoscere culture anche distanti dall'Europa, e quindi c'è tantissima Asia, c'è anche tantissima Latin America, Africa, e quello lo vedi sia in università sia poi nella città in generale, perché ci sono eventi particolari dedicati alle varie etnie, tanti quartieri multietnici dove quindi puoi respirare veramente tantissime culture diverse, l'ambito culinario, ristoranti a dire basta di qualsiasi tipo, e tutti quanti chiaramente, così come anche gli eventi, di alta qualità, perché ti trovi in un ambiente molto competitivo, quindi tutto ciò che viene offerto in termini di eventi è fatto per bene ed è quindi veramente bello da vivere. Ed è quello che un po' abbiamo fatto noi quando siamo andati a Londra. Chiunque è andato, ha fatto i suoi viaggetti anche all'esterno, perché l'Inghilterra e Londra in generale sono molto ben collegate, e quindi sia che tu vuoi vedere l'Inghilterra vera e propria, sia che tu vuoi vedere un ambiente un pochino diverso, senz'altro Londra offre tutto ciò. Poi in termini invece di, insomma, anche di università, da vita da studente, credo che un lato negativo di stare a Londra è che le università sono molto dispersive rispetto all'idea di campus che possiamo avere anche in Bocconi stessa, ma per esempio in America o dove è stata Sara, perché essendo tutte le università immerse nella città, chiaramente poi tutti gli studenti, una volta finite le attività accademiche, vanno ognuno per conto loro appunto all'interno della città. Non si crea quindi, o comunque un pochino più difficile, che si crei quel senso di comunità interna al campus. E questa è una cosa un pochino negativa, perché se uno ha intenzione di viversi l'università, ecco che fa un pochino più di difficoltà. L'unico modo, secondo me, conveniente è appunto associarsi a qualche society,
in questa maniera si riesce a creare anche la scusa per vivere proprio l'università in sé, altrimenti risulta difficile, ma in realtà diciamo che non è la priorità per chi va a Londra perché appunto sei immerso in tantissime alternative e sicuramente le più insomma interessanti sono al di fuori del campus e quindi tante volte si skippa l'università e si ci concentra un po' sull'esterno, sulla città e sulle cittadine anche vicine dell'Inghilterra, che Londra chiaramente è super connessa, quindi le riesce a visitare facilmente. Dove sei andato? Qual è stata la tua preferita di queste città? Delle città fuori porta, abbiamo visto una molto carina, si chiama Dover, dove stanno delle scogliette che sono Califare, vero? mare. Sì. Sì, no, ce ne stanno anche altre, Sì, ce n'è un'altra molto famosa, si chiamano, mi sembra, Seven Sisters, una cosa del genere, forse vado errato, non lo so. sta vicino Brighton. Infatti, c'erano tantissimi ragazzi exchange, oltre agli italiani, tutti anche gli altri, che stando per poco tempo chiaramente utilizzavano i weekend per farsi qualche gita fuori porta, alcuni si avventuravano anche al nord, prendevano il treno e andavano in Scozia, là è un pochino più impegnativo, però si può fare anche, quindi insomma. E tu invece, Sara, che dici? Com'è Allora, vivere a questo livello della Francia? l'università fa 14, cioè circa sui 10.000 studenti, o 14.000, una cosa del genere, e la cittadina fa 16.000 abitanti. Non ho personalmente mai capito se nel conteggio rientrassero tutti gli studenti fuori sede, cioè nella cittadina, vabbè, comunque capite che città e università coincidono sostanzialmente, cioè la cittadina ha tre strade e è tutto incentrato sulla vita universitaria, sul campus, eccetera. Quindi è un'esperienza molto molto diversa. Allora, queste sono foto molto emblematiche, diciamo, partendo dalla prima, vabbè, prima abbiamo parlato della mensa, il cibo, fighissimo, non devi cucinare, non devi fare niente, stai lì nella sala di Harry Potter con tutti i tavoli, però diciamo che il cibo non è esattamente la cosa più buona che esiste, però si può sorvolare su questo. La seconda foto è una foto appunto Ah, di... certo, ora mangiavi. Ah, questa è un'altra cosa molto È brutta. da dire questo. Sostanzialmente la cena era, cioè ovviamente per i pasti avevi degli orari predeterminati, la colazione era dalle 8 alle 9 e mezza, se ti svegliavi 9:31 digiuno, il pranzo da mezzogiorno alle 2, quindi umano, e la cena dalle 5 e mezza alle 7, quindi dovevi mangiare alle 6 e mezza e poi ti veniva fame, quindi era un po' un disastro sotto questo punto di vista. Però a parte questo, io personalmente per immergermi, dato che appunto ero da sola, tra virgolette, ho deciso di fare diverse attività per immergermi il più possibile. Non ci sono foto, però sono entrata a far parte della squadra di cheerleader e grazie a questa opportunità, diciamo, si facevano tantissime attività. Ad esempio, ogni mercoledì tutta la cittadina si spostava alla festa degli sport, ossia si facevano dei pre, li chiamano, cioè sostanzialmente si andava a bere, far festa a casa di qualcuno della squadra, e poi insieme con la squadra, travestiti anche da cose strane, si andava in discoteca nella serata degli sport. E questa era una delle tante attività. Oppure la foto della ragazza con l'insalata in testa o addosso, era sostanzialmente questa occasione chiamata Raisin, che fa parte sempre della tradizione di St. Andrews, perché è una delle università più antiche, quindi ci sono tipo 10.000 tradizioni. Sostanzialmente inizio anno la farò breve. A inizio anno viene adottato da una famiglia accademica, ossia ti si avvicinano studenti del terzo anno e dicono ciao, vuoi essere adottato? E tu tipo sei sì, ok, però non so che si fa. Comunque si fanno degli eventi durante tutto l'anno con la tua famiglia e i tuoi fratelli accademici. È un altro modo per conoscere ancora altra gente. E si arriva in questo periodo di ottobre, che si organizza questo evento, alle 6:30 ci si incontra e si iniziano a fare, diciamo, attività alcoliche, perché quello sarà una costante di qualsiasi exchange nel Regno Unito, secondo me, l'alcol. Dalle 6:30 di mattina ti fanno buttare a mare bevendo, non lo so, il whisky o cose del genere. E questa era prima della battaglia di schiuma, che ti dovevi travestire, noi eravamo un sandwich vegetariano, anche se non sembra. E quindi niente, un'altra molto caratteristica per far qualcosa, per conoscere gente, cose che alla fine ti porti dentro. Il fatto che sia una bolla, molti studenti lì si lamentano perché ovviamente, cioè, tu sei in un posto di 16.000 persone e
tutti, cioè non dico tutti fanno le stesse cose, però le cose da fare ovviamente sono due, tre a serata, ci sono, cioè, ci sono un sacco di serate in discoteca, costa £3, cioè fantastico, cocktail 5, quindi cioè, onestamente io non mi lamento, però dopo penso 1 o 2 anni di università lì può stancare. Personalmente come un exchange vi dico, io non mi sono stancata, anzi veramente fanno di tutto per coinvolgere gli studenti exchange, gli studenti in generale, nelle diverse attività, quindi secondo me non è assolutamente un limite. E poi l'ultima foto in basso è quando sono andata da Martina a Edimburgo, perché un bus, £6, 2 ore di viaggio, si arriva a Edimburgo, che come concetto è molto diverso perché ovviamente è una città un po' più grande, però secondo me ci sta tantissimo. E niente, abbiamo trascorso un weekend insieme, essendo comunque abbastanza vicine. E mentre l'altra foto della serata di Halloween ci siamo travestite da Scooby-Doo, io ero il cane. E come vedete anche in quella foto, è tutto un gruppo dove non c'è neanche un italiano, quindi io su questo ero partita con l'idea di immergermi, fare l'esperienza immersiva, ci sono riuscita, sono contenta, ecco. Che bello ricordarsi e rivedere tutte quante le foto. E allora, invece, volevo chiedervi anche dal punto di vista accademico, invece, come vi siete trovati? Allora, molto bene, veramente molto bene, sia, ed è una cosa che questo purtroppo non viene subito esplicitato quando ognuno va a guardare le università, nelle tempistiche degli esami è stata una cosa pazzesca, perché noi abbiamo avuto 4 esami, erano il massimo che potevamo fare, io provenendo dal CLEAM mi sono fatto i 4 curriculari appunto del semestre. Del relativo semestre, quindi non ho dovuto fare, insomma, scambi strani nel piano di studi, e in più abbiamo dato gli esami a dicembre. Ciò significa che a Natale noi eravamo senza esami, e quindi dicembre, così come gennaio, o uno si dedicava a qualche esame in boccone, o comunque stava libero dagli esami grossi. E questa è stata una grande cosa, di cui tutti quanti. Quanti siamo stati tanto 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 felici. Non so se funziona così nelle tempistiche in tutta UK, forse no. Noi avevamo degli esami fatti apposta per gli exchange, che si chiamavano Alternative Assessment. I syllabus rimangono uguali, quindi non c'è da studiare in meno, c'è solamente una modalità un po' più semplificata. Quindi tu sai come studiare, ti prepari per quella modalità e fai l'esame in maniera abbastanza più, insomma, veloce, perché altrimenti saresti esposto a categorie di esercizi diversi. E quindi molto bene, perché ci siamo tolti gli esami subito. Chiaramente siamo entrati un po' nella fase intensa di studio un po' prima, quindi noi abbiamo fatto gli esami a metà di dicembre, la settimana prima di Natale, o 10 giorni prima di Natale abbiamo finito. E ci siamo iniziati a preparare seriamente a metà di ottobre, scusatemi, di novembre. Quindi, senz'altro, siamo stati 3 mesi, almeno noi della Bias, siamo stati 3 mesi, e quindi abbiamo fatto i primi due proprio di grandi, grandi, grandi divertimenti. L'ultimo siamo stati un pochino più a studiare, sia perché, come diceva prima Malvina, e questo si applica a tutte le università, i metodi di studio andranno cambiando, perché proprio il criterio di fare l'esame è diverso, e quindi devi imparare proprio a studiare in una maniera diversa e magazzinare le informazioni in maniera diversa, e quello richiede un minimo di impegno. Poi, per quanto riguarda invece la quantità di studio da processare, beh, non è comparabile con Bocconi, e senz'altro è più tranquilla, quindi è una cosa fattibile, che ti consente appunto di fare poi i 4 esami concentrati in quella settimana di dicembre, e di farli anche bene. L'unica cosa, appunto, è bisogna un attimo capire come studiare, perché è proprio diverso, sia il modo in cui loro ti fanno studiare, perché ti richiede, come voi sapete, una costanza. Ti fanno il quiz, ti fanno il test ogni settimana, conta pochino, però chiaramente è la scusa per studiare mano a mano. E poi, proprio anche nell'esame in sé, erano, per quanto riguarda il nostro caso, forse per via del Covid, comunque abbiamo fatto gli esami in distanza, e sono stati esami open book, quindi potevamo vedere i nostri appunti, erano limitati nel tempo, quindi non avevamo grandi fasce,
insomma, per temporali per farli, quindi era come un esame, insomma, classico, ma open book e tutto quanto fatto ad essay. Quindi dovevi fare references, dovevi andare a prendere spunti diversi da quelli prettamente affrontati a lezione sul libro, dovevi dar dimostrazione di aver non solo affrontato l'argomento, imparare il concetto anche magari memorizzandolo bene, dovevi proprio applicarlo. E quindi quello richiede un minimo di studio, insomma, per tempo, in maniera tale da poter affrontare gli esami bene. Però assolutamente contento di come siamo andati e anche insomma, del metodo di studio un pochino diverso, che è stata la scusa per affrontare anche un po' di confronti tra il nostro metodo e quello un po' che troviamo fuori. Eh sì. Tu invece, Sara, che dici? Allora, no, io sono sempre per le unpopular opinion. Se tipo il 90% dei bocconiani dice in exchange non studierete mai quanto i bocconi, io vi dico che non è vero. E, cioè, nel senso, ok, farò parte di quell'1% e sono anche contenta così in realtà, però comunque io ho studiato tantissimo, non dico dal primo giorno, ma dalla seconda settimana, già avevamo quiz e cose varie, quindi proprio uno studio super mega costante. E poi contate che bocconi, noi per bocconi dobbiamo fare comunque un minimo di esami, tipo 4 li dobbiamo fare, io li volevo fare 4 esami, dato che i miei compagni ne stavano facendo 5. E mentre lì tutti gli studenti ordinari ne fanno 3. Quindi noi eravamo trattati come gli studenti ordinari su 4 esami, quindi un esame in più di quello che fanno loro. Il carico di studio molto, richiesta elevatissima. Io tendenzialmente comunque ero abituata, non so, ad andare discretamente all'università, in bocconi, eccetera. E arrivata lì, primo essay, dico, va bene, adesso facciamolo, leggo 9.000 articoli, arriverete a leggere tantissime, tantissime cose. E non è come in bocconi, quindi che prendi il libro, dici ok, mi devo imparare X, Y, Z, e ti impari X, Y, Z, vai all'esame, gli dici prendi 30. Sistema UK è assolutamente diverso, tu le cose le devi capire, le interpretare e farle tue, e per questo non c'è un testo dove tu andrai a prendere direttamente quelle informazioni, ma devi leggere centinaia e centinaia di pagine per farti la tua idea riguardo quell'argomento, per poi applicarla nell'essay. Quindi io il primo essay ho preso la penalità nel referencing perché erano molto severi, mentre noi pensiamo che sia mettere una bibliografia con i link non è assolutamente così, c'è tutto, ci sono anche diversi stili di modi di fare referenza, modi di scrivere, parentesi, eccetera. Quindi ho dovuto reimparare tutto da capo e questo è stato abbastanza pesantino, ecco. E poi gli essay richiedono cioè un grande approfondimento. Quindi per scrivere un essay bene 10 giorni te li devi prendere. Quindi personalmente io ho fatto 2 viaggi, uno a Glasgow e uno a Edimburgo, il resto perché stavo scrivendo essay o stavo studiando cose varie. Quindi l'università molto esigente dal punto di vista accademico, competitiva, cioè secondo me è un po' una Bocconi della Scozia, mettiamola così, però allo stesso tempo c'è molto più interesse nei confronti della salute mentale, ossia io in Bocconi sono una persona che si stressa, cioè prima dell'esame mi viene, cioè, l'ansia, mentre lì non è così, è un io lavoro, io faccio il mio e do il massimo e alla fine sì, ok, in qualche occasione l'ansietta ce l'avrai. Ci sono state volte che sono andato, l'essay lo dovevo consegnare alle 12 e io alle 6 stavo lì a scrivere aspettando l'alba, però secondo me è molto meglio per la salute mentale e anche noi abbiamo finito gli esami a dicembre, questo sia un pro che un contro perché abbiamo finito gli esami a dicembre, però ce la siamo visti nera con essay. Io avevo l'ultimo essay che aveva la stessa scadenza, cioè il giorno era uguale della scadenza di un esame, quindi la mattina avevo l'essay, il pomeriggio avevo l'esame. Pesantino in generale, anche a noi erano open book, quindi in realtà potevi guardare gli appunti. Generalmente la media non me la sono alzata, però l'ho mantenuta costante fortunatamente. E quindi sì, cioè è molto diverso, però è stata un'opportunità proprio per mettersi in gioco, per capire, c'è tutto un lato differente che Bocconi non fa vedere, secondo me. Io ho imparato tantissimo lì, molto di più di quanto ho imparato in molti esami in Bocconi, personalmente. C'è la domanda, Marti? Che non riesco a vedere perché sto C'è condividendo lo schermo. Cosa? un'alzata di mano, c'era. Vai, vai, parla, cioè, o scrivi la domanda per.
Perché non riesco proprio a vedere perché sto condividendo lo schermo. Vabbè, comunque, cioè, se poi avete domande, cioè nel senso parlate adesso tranquillamente, oppure scrivetemi su Instagram, vi racconterò tanti aneddoti come anche Lorenzo e gli altri. È chiaro. Infatti, scrivete a qualsiasi persona di quelle che ci sono oggi senza problemi. E niente, quindi questo è per il Regno Unito. Io direi adesso di passare, cioè rimaniamo sì in Europa. Vi saluto tutti e due, vi ringrazio un sacco. È un sacco divertente rivedere le cose. E nulla, adesso passiamo alla Spagna con... No, non va avanti la presentazione. Ok, ce l'ho fatta. Va bene, alla Spagna con Pier. Pier, ci sei? Pedro. Yes. Sì. Grazie. Anche qua c'è una luce di Harry Potter, perfetto. Buonas tardes. Ciao Pier, allora, tu come mai hai scelto la Spagna e come ti sei trovato? Allora, in tutta sincerità, prima di tutto ho scelto l'Europa perché volevo fare lo scambio al primo semestre e poi ho scelto Barcellona perché volevo andare in una città grande, ma meno frenetica e più chill rispetto a Milano, quindi ho scelto Barcellona. Dunque, come mi sono trovato? Per quanto riguarda l'esperienza, overall, ho iniziato le lezioni il 27 di settembre e qui apro una parentesi. L'Erasmus Student Network a Barcellona organizza una Welcome Week molto simile a quella che c'è in Bocconi. Quindi, qualora aveste l'intenzione di scegliere Barcellona, vi consiglio di arrivare almeno 2 o 3 settimane prima, perché è lì che, diciamo, conoscerete la maggior parte delle persone con cui passerete i 3 mesi. Dico 3 mesi perché in Spagna, sia alla Pompeu Fabra, che è dove sono stato io, sia alle SADE a Barcellona, non ci sono i semestri come da noi, ma ci sono i trimestri, quindi ci sono gli esami a dicembre. Il sistema è molto simile a quello di cui parlava Lorenzo prima per Londra, scusatemi, oggi mi manca la voce. Quindi ci sono gli esami che sono tutti attaccati a dicembre, la settimana prima di Natale. Anche il metodo di studio è diverso, ci sono tante attività di gruppo, business games, essay, eccetera, eccetera. E quindi bisogna, diciamo, portare parallelamente avanti più materie. Quindi non vi consiglio di sovraccaricarvi con gli esami. Ad esempio, per la Pompeu Fabra, l'università consiglia 20 crediti spagnoli, che sarebbero 4 esami, bocconi, diciamo. E che sì, secondo me, io ne ho fatti 5, poi ne ho convertiti 4, cioè secondo me 4 è il numero giusto da sostenere in Spagna. Poi, per quanto riguarda l'ambiente universitario, allora, parlo della Pompeu Fabra, quindi la mia università. L'università è una pubblica che nei ranking in Spagna è tipo seconda o terza. Ci sono 3 campus perché l'università è abbastanza moderna, è stata fondata tipo nell'89, nel 90, e il campus dove ci sono le facoltà di economia e giurisprudenza è il campus della Cittadella, è centralissimo per, diciamo, tutti coloro che hanno visto Barcellona in vacanza, giusto per darvi un input, è a 500 metri, cioè distanza Bocconi Navigli dalla Barceloneta e quindi dalle discoteche Opium e Pasha, che sono le discoteche, diciamo, più turistiche. Tu subito le sale discoteche. No, era giusto come punto Vabbè, no, ci sta, di il cambio riferimento. ci sta, alla fine ci si va anche per divertirsi. Sì, poi diciamo, ci sono tantissimi posti studio e c'è una biblioteca antica bellissima, davvero bella. Non so se Martina l'ha messa nelle foto, ma no, quella è la parte antica. Io non so se... Sì, comunque, cioè sembra una chiesa praticamente, cioè penso fosse una chiesa anche prima. Ci sono tantissimi Erasmus, ci sono tantissimi italiani e... Sì, ci stanno veramente tantissimi italiani, però quelli della LUISS hanno la conversione migliore rispetto ai bocconiani, giusto un asterisco. E che altro dire? Personalmente mi sono divertito un sacco, anche perché Barcellona è una città molto dinamica e che offre un sacco di opportunità. A livello di costo della vita, cibo, abitudini, hai trovato qualche differenza principale con l'Italia oppure tutto molto simile? Dunque, tra
tre principali differenze: metodo di studio, clima più disteso e appunto, come dicevi tu, costo della vita. Costo della vita è più basso rispetto a Milano, le case costano un po' meno, cioè prezzo medio 600-650 al mese. I taxi, nuovo mondo, perché a Milano sono intoccabili, ma a Barcellona sono veramente cheap, cioè si può prendere il taxi praticamente sempre, costano davvero poco. Le sigarette anche costano meno. E poi per curiosità di Barcellona non ci sono monopattini elettrici per la conformazione della città, perché ci sarebbero un sacco di morti. Questa è la motivazione che mi hanno dato, lo penso anch'io. Clima più disteso, è una città, come dicevo prima, molto 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 meno frenetica di Milano. A Milano abbiamo come l'impressione che la gente vada sempre di fretta, magari è realmente così. A Barcellona no, il contrario totalmente. E poi l'altra differenza sostanziale con il metodo di studio. Io, procrastinatore bocconiano, ero abituato a prendermi le 2 settimane di ferie dopo ogni sessione d'esame. Lì non è stato possibile, perché devi stare sempre sul pezzo. Ogni giorno hai qualcosa, soprattutto se fai 4-5 materie. Ogni giorno hai un incontro per un lavoro di gruppo, devi scrivere, devi fare una ricerca, devi fare una presentazione, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, conviene appunto non procrastinare troppo lo studio, perché si perdono un sacco di punti bonus nel frattempo, uno, quindi se si vuole ambire a valutazioni alte, e due, poi ci si ritrova le 2 settimane prima della sessione, che preparare, diciamo, 4 esami in 4 giorni è davvero tosta, quindi bisogna arrivare già con un background di studio particolarmente avviato. E invece, qual è il tuo miglior ricordo oppure qualcosa che assolutamente bisogna fare se si va a Barcellona in scambio? Allora, ricordo, il primo giorno, quando siamo arrivati, abbiamo preso il taxi per andare nella nostra nuova casa e abbiamo detto al tassista che appunto dovevamo stare 3 mesi in Erasmus, eccetera, eccetera, e lui si è, diciamo, preso emotivamente gioco di noi. Infatti c'era una tariffa standard che va da Barcellona centro all'aeroporto di 27 euro, che lui, a causa delle nostre lacune informative, non ha rispettato, facendoci pagare 45 euro. L'abbiamo scoperto il giorno dopo. Poi, posti da visitare. Allora, tralasciamo le mete turistiche mainstream, quindi non vi dico la Sagrada Famiglia, eccetera, eccetera, perché penso le conosciate. Ci sono due posti bellissimi che sono fuori dai classici itinerari, e sono i bunker e Tibidabo, comunque, anche se sbagliate a scriverlo, vi esce su internet. Sono due posti panoramici da cui si può vedere tutta Barcellona. I bunker, vi consiglio di vederli, ma se fumate più di 12 sigarette al giorno, vi consiglio di armarvi di spirito di sacrificio, perché c'è una grande scalata da fare. Mentre Tidibabo è c'è la chiesa del Sacro Cuore, che è una cattedrale gotica bellissima, e a fianco a questa cattedrale gotica, che è quella che, cioè stile Sagrada Famiglia per intenderci, che è quella che c'è in alto a destra nella slide, c'è un Luna Park gratis, dove c'è una ruota panoramica che, appunto, penso sia uno dei punti più alti di Barcellona. E questo. Ok, e invece tipo esperienze, non so, col cibo, cose così, hai scoperto qualcosa che non sapevi già perché quelli tipici sono tipo tapas, oppure... Sì, diciamo, i ristoranti mediamente sono più cheap, la dieta è sempre la dieta mediterranea, quindi in realtà anche nei supermercati si trovano davvero tantissimi, tantissimi prodotti italiani. Le catene di supermercati da cui, se andate in Spagna, farete la spesa sono Mercadona o Condis. Io ho fatto per 2 mesi la spesa al Mercadona. Aneddoto divertente, è uno dei pochi, delle poche catene di supermercati in Spagna, possiamo paragonarlo, diciamo, a Esselunga, che prende solo prodotti locali, prende pochissimi prodotti stranieri. Io pensavo che in Spagna non vendessero prodotti italiani, poi sono andato al supermercato 100 metri dopo, l'ultimo mese, ho scoperto che vendevano di tutto. Per quanto riguarda il cibo tipico, paella, tapas, sì, però bisogna anche, diciamo, saper scegliere i posti.
maggiori consigli seguitemi su Mapstr, che è un social dove si salvano i ristoranti. Perché ad esempio sulla Rambla è sconsigliatissimo, perché è tutto cibo surgelato, quindi cioè evitare i posti turistici, ma come diciamo in ogni grande città, anche a Milano è così. E va bene, perfetto. Mi sa che abbiamo anche analizzato tutti quanti gli aspetti del tuo scambio, quindi io adesso ti saluto. E grazie mille. Grazie a te, Martin. Ciao. Ciao Pier, ci vediamo. Ora passiamo a due delle mete, anzi una delle mete più desiderate da tutti quanti, ovvero l'America. Qui, come con Sara e Lorenzo per il Regno Unito, volevamo fare un confronto questa volta tra West Coast e East Coast. E quindi abbiamo Simone De Luca e Letizia Piccione. Ci siete entrambi? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, sì, ci sono. Eccoci, allora. Io inizierei chiedendovi, prima di tutto, il fatto che, cioè, prendiamo atto del fatto che andare in America è un po' il sogno di tutti e che proprio per questo motivo l'ambiente è molto, cioè, tutto quanto è molto circondato da una grande atmosfera cioè una grande atmosfera, un po' di cose conosciute, un po' di cose sconosciute allo stesso tempo. Secondo voi tutte queste aspettative sono state attese finora, visto che adesso sia Simone che Letizia si trovano in scambio? Quindi per ora siete soddisfatti? State vivendo quello che vi aspettavate? Allora, io direi di sì, assolutamente. E l'America è un po' come te l'immagini. Io sono partito con comunque aspettative alte, nel senso che soprattutto la California uno se l'immagina molto, molto bella, piena appunto di sole. Infatti, come potete vedere dalle foto, ci sono tantissimi tramonti qui. E appunto sembra di essere un po' già stati in America in generale, soprattutto perché io penso chiunque vede molti film, serie TV americane, quindi soprattutto i primi giorni tante cose erano un po' come se le avessimo già viste, ma in senso buono. Sembra appunto di trovarsi in un film, in una serie TV. Poi appunto, diciamo a livello di campus, è anche il tipo campus americano, forse non così chiuso come ambiente come altri, però appunto tutti sono come te li immagini, nel senso con le magliette, le felpe della San Diego State, infatti appunto qui anche ho la mia, e pieno di strutture, di squadre di calcio, di basket, infatti vedete la foto del palazzetto, ogni settimana poi c'è una partita. E in generale appunto c'è molto spirito di appartenenza, in generale penso in ogni università qui in America e anche alla San Diego State. Poi a livello di studio tendenzialmente anche più basso della Bocconi, come penso dovunque in America, una differenza è che però ti richiedono molto impegno costante, molti assignment, compiti a casa da fare ogni settimana. Però tendenzialmente poi l'esame pesa di meno, quindi appunto non è difficile, però bisogna seguire poi volta per volta, diciamo, quindi non perdersi nulla, andare a lezione, però comunque l'atmosfera è abbastanza rilassata, non sono competitivi gli americani per nulla, poi soprattutto alla San Diego State sono molto rilassati, non si preoccupano troppo dei voti come magari possiamo fare noi in Bocconi, e quindi è tranquillo, ti dà il tempo anche di girare un po' tutto, perché poi c'è molto da fare. E sia a San Diego sia in generale in California ci sono tantissime cose da fare, da vedere, e quindi appunto noi siamo qui da un mese e non abbiamo visto ancora tante delle cose, ma anche a livello di parchi nazionali, di posti qui a San Diego, anche a Los Angeles che è molto vicina, solo a 2 ore di macchina, e c'è tanto da fare, infatti in questi mesi abbiamo organizzato diversi viaggetti. Siete già andati da qualche parte oppure cioè da dove siete ancora tutte le parti? Cioè, troppo fuori San Diego no, solo sì, okay, intorno a San Diego oppure nei dintorni, però già settimana prossima andremo con altri italiani andremo a Los Angeles
E abbiamo infatti fittato una macchina per andare a Los Angeles, anche per girare a San Diego, perché qui diciamo un problema della città è che il trasporto pubblico non è assolutamente efficiente. E poi tra l'altro la San Diego State è molto periferica come zona, quindi ti ritrovi alla fine a chiamare sempre un Uber per andare in centro. Quindi appunto abbiamo fittato la macchina anche per girare, perché qui c'è veramente tanto da fare intorno. E vediamo un po' come ci troviamo, però sì, appunto, c'è molto da fare, da vedere. Tu invece... Ah, ok, scusa, no, pensavo avessi finito, vai. No, sì, ho finito, vai. Ok, e tu invece, Letizia, che dici? Stai raggiungendo questo studio americano? Sì, assolutamente. Innanzitutto mi presento, sono Letizia, faccio il terzo anno B e sono attualmente alla University of Virginia a Charlottesville. E diciamo che assolutamente ancora non ho realizzato probabilmente di essere qua in America, mi sembra di essere davvero all'interno di un film. Diciamo che sono molte le differenze rispetto alla Bocconi, rispetto all'Italia in generale. Qui c'è un po' la mentalità del work hard, party hard, che durante la settimana ci sono tante cose da fare, tanti assignment, tanti lavori di gruppo, readings, molto lavoro autonomo, e in classe diciamo che è completamente diverso dalle lezioni che abbiamo in Bocconi, perché la partecipazione conta molto, addirittura per alcuni corsi conta anche il 25-30% del voto finale, quindi diciamo che bisogna essere sempre sul pezzo e seguire molto passo passo, studiare e fare tutti gli assignment che vengono dati. Sicuramente le lezioni sono molto più interattive e questo permette di avere un rapporto più diretto sia con gli altri studenti, le classi diciamo sono molto piccole, quindi una ventina di studenti riesce a conoscerli tutti molto facilmente, e anche con i professori che sanno il tuo nome, abbiamo un name tag con scritto nome e cognome e loro ci chiamano proprio per nome, quindi diciamo che anche a livello di rapporto interpersonale è molto diverso. Per quanto riguarda la, diciamo, invece la sezione diciamo feste eccetera, come dicevo appunto quest'etica del party hard durante il fine settimana, abbiamo lezione fino al giovedì, quindi dal giovedì alla domenica diciamo che è una festa ininterrotta davvero. Ovviamente c'è anche qua da studiare come ho detto prima, però sicuramente essendo una città diciamo che conta 50.000 abitanti, però il campus è 20.000 abitanti, cioè gli studenti sono 20.000, quindi ovviamente si può capire come la città diciamo sia effettivamente fatta da studenti, quindi ovviamente quando si esce e vai al bar e incontri gente che magari poi vedi nei corridoi dell'università, diciamo che è una molto vita da campus, a differenza di quella ovviamente di Simone, che magari è anche un po' più vita da città. La nostra è molto vita da campus, e appunto diciamo il campus è 8 km quadrati, ci vogliono 30 minuti da una parte all'altra, quindi veramente enorme, e c'è molto senso di appartenenza, cioè si vedono anche la sera nei bar le persone con la felpa della Virginia appunto, quindi diciamo che da quel punto di vista è molto simile. E appunto sì, diciamo che è molto come nei film, ci sono i frat parties, si va appunto a queste fraternities che organizzano feste durante tutto il fine settimana, beer pong, e la gente è molto molto contenta di conoscere gli exchange, diciamo che è facilissimo fare amicizia con gli americani e anche con gli altri exchange. Mm-hmm. E invece tu come mai hai scelto la West Coast, Leti? Io sono sulla East Coast. Sì, vabbè, sì. Faccio un attimo, parlo io e poi lascio appunto la parola. No, perché mi è scritto... Tranquilla. Diciamo che... Ho scelto la East Coast perché appunto mi attirava proprio questo sogno diciamo americano, film americano, vita da campus, qua secondo me diciamo che riesce ad avere la vera esperienza americana, che non è quella delle grandi città, e quindi diciamo dal punto di vista magari di viaggio, cose da fare, ovviamente qua in zona c'è molto meno, però dal punto di vista di riuscire a integrarsi con gli studenti locali eccetera, secondo me diciamo che questa è veramente la vera esperienza americana che gli studenti che vanno qua all'università fanno, e anche noi riusciamo a fare nonostante siamo studenti exchange. Poi diciamo che c'è un plus se a voi, cioè se diciamo vi piace lo sport, qua è molto molto sentito lo sport, cioè almeno una volta a settimana partita basket, rugby, Super Bowl, diciamo che c'è molto molto la cultura dello sport e del senso di appartenenza, quindi ogni volta che c'è una partita tutti vanno allo stadio per comunque tifare la squadra dell'università, quindi da questo punto di vista è anche molto interessante. Qui proprio come nei film, che mi ricordo che ci stavano queste borse di studio per lo sport, sì sì. Assolutamente sì, pitoni enormi per cheer for your team. Tu invece, Simone, che dici? Come mai la West Coast? Allora, io in particolare ho scelto di andare in California perché ho sempre avuto un po' il sogno di andarci,
E poi appunto tra Los Angeles e San Diego, visto che Los Angeles come città era un po' più caotica, un po' forse più difficile da girare per studenti, San Diego invece erano tutti molto contenti nelle recensioni passate che avevo visto e quindi ho messo San Diego. Comunque anche rispetto alla East Coast ti dà anche possibilità di viaggiare, appunto ci sono tante cose da fare, tanti posti da visitare. Mentre magari altri campus sulla East Coast o anche qui stesso qui in California davano, cioè sono un po' più isolati, però è più difficile spostarsi. Comunque io devo dire che non sto vivendo, non mi sembra che non sia un ambiente chiuso, comunque la San Diego State, cioè, ha molto spirito d'appartenenza, però sì, conosco anche molti ragazzi delle altre università. E io, per esempio, vivo off campus, quasi tutti noi italiani viviamo in una residenza off campus e molti ragazzi sono di altre università e quindi appunto stiamo conoscendo un po' tutti persone di tutti i tipi, sia soprattutto molti americani, più che exchange, e questa è molto positiva come cosa, appunto, io provo a conoscere americani soprattutto rispetto poi altri studenti exchange internazionali. E quindi sì, diciamo che qui stare sulla West Coast, soprattutto in una città come San Diego, ti dà la possibilità magari di viaggiare, di spostarti di più. Che belle le foto, le sto vedendo, sembra proprio un posto di vacanza. Sì, esatto. Dal punto di Sì, vista sembra di logistico, stare in vacanza. invece, con le varie assicurazioni e visti che si devono comunque fare per andare in America, come te la sei gestita? Allora, per noi l'assicurazione era obbligatoria, quella dell'università, quindi c'era poco, insomma, da vedere, veniva 660 dollari circa, però appunto non si poteva scegliere. Poi tra l'altro il prezzo non era altissimo perché altre università richiedevano prezzi più alti. Diciamo che un po' l'ultima cosa è stata l'assicurazione, infatti l'ho fatta a dicembre e poi sono partito a metà gennaio. Per il visto, invece, anche in questo caso è l'università straniera che deve farti sapere, in particolare deve inviarti un form proprio in originale dall'America, arriva alla Bocconi, tu lo vai a prendere e con quel form poi inizia tutto il processo, va portato all'ambasciata. Non è difficile comunque come processo, però bisogna stare attenti a tutte le procedure, le deadlines, insomma, che ti richiede. E noi abbiamo iniziato appena ci è arrivato questo form, questo documento qui, ed era fine ottobre, inizio novembre, quindi un paio di mesi, insomma, prima. Un paio di mesi ci vogliono, sì. Tu invece, Letizia, E, anche a te la... scusa, continuo a interromperti. Tu sì. invece, No, no, Letizia, anche a sì. te l'università fa l'assicurazione? Allora, diciamo che per noi c'era la possibilità di scegliere, c'era o diciamo l'assicurazione data dall'università oppure potevi cercare un'assicurazione diciamo esterna, sempre americana, che poi veniva approvata dall'università se appunto diciamo aveva certi criteri. E diciamo che appunto come prezzo è più o meno tra i 50 dollari e i 100 dollari al mese a seconda di cosa include e cosa non include invece l'assicurazione, però diciamo da quel punto di vista, come ha detto appunto Simone, diciamo niente di trascendentale, si può fare anche più con calma, diciamo, secondo me il processo che veramente prende più tempo è quello del visto, come è stato detto, perché da quando arriva il form alla Bocconi dall'Università Americana, secondo me è opportuno muoversi subito di modo da, diciamo, evitare poi ritardi e problemi vari, però diciamo che anche quello è un processo abbastanza straightforward, una volta che si seguono tutti gli step è soltanto, diciamo, un po', tra virgolette, molta burocrazia, cioè si devono fare diversi step, però diciamo che comunque ce l'hanno fatta tutti, ecco, ce l'abbiamo fatta pure noi, quindi non è una cosa assolutamente, diciamo, infattibile, ecco. Se entrate in America e avete problemi, scrivete a Letizia Simone. Assolutamente, ufficio controlli visto. E invece, tipo, il vostro ricordo migliore fino ad adesso? Cioè il più bello? O anche il più vivido, come ha detto Antonino? Vuoi dare tu? Vado io? Sì, Vai, vado Simone. io. Allora, io non ho un ricordo ancora specifico, però ti dico che la cosa che preferisco dell'essere qui è il fatto che
Gli americani già in generale sono molto amichevoli, molto friendly tra di loro. Poi quando scoprono che sei italiano sono davvero super contenti, apprezzano tantissimo il fatto che sei italiano. In generale gli europei li apprezzano molto, ma poi in particolare gli italiani, e quindi provano sempre a coinvolgerti, a fare cose insieme a te. È davvero facilissimo conoscere persone se sei internazionale, soprattutto se vieni dall'Italia. E quindi veramente è bellissimo, non ti senti mai appunto fuori casa, poi soprattutto trovandosi dall'altra parte del mondo, è bellissimo che si riesce a conoscere persone così, così facilmente, sono tutti così amichevoli ed è bello, sì. E invece tipo una cosa, un must, qualcosa da fare assolutamente finora? O comunque che farai assolutamente? Sì, allora, forse viaggiare probabilmente, come appunto già ho detto, perché per il momento non l'abbiamo fatto più di tanto, diciamo che questo mesetto, non avendo una macchina ancora fittata, e comunque tempo di ambientarsi e tutto, non abbiamo più tanto viaggiato fuori San Diego, però appunto cominceremo con altri italiani andati a Los Angeles settimana prossima. Poi anche appunto ci sono i parchi nazionali, c'è Death Valley, Joshua Tree, c'è San Francisco al nord della California, anche a Tijuana che è in Messico ed è molto vicino, è tipo a 20 minuti di macchina dal Messico a San Diego, quindi anche là penso ci andremo. Ed è un po' pericoloso forse come posto Tijuana, però bisogna stare un attimo attenti. È vero che c'è un gemellaggio tra l'università di San Diego e quella lì in Messico? Può essere che tipo gli studenti non lo so in realtà, può darsi però non l'ho sentito ancora, però sì, molti studenti vanno più che all'università, vanno a Tijuana per divertirsi, anche per fare serata, e poi tornano in America. Ok, perfetto. Invece tu, Letizia, che dici? Qual è fino ad adesso il tuo ricordo migliore e qual è invece un must, qualcosa da fare assolutamente? Allora, appunto come Simone siamo stati qua soltanto diciamo da un mese, quindi ancora le memories sono in fase di sviluppo, però sicuramente un ricordo bellissimo è stata la sera del mio compleanno, che è stato appena 10 giorni dopo essere arrivata in America, e appunto era di giovedì, quindi giorno perfetto per uscire la sera. Qua diciamo fare 21 anni è un big deal, perché ovviamente fino a 21 in teoria non potresti neanche entrare nei bar, bere, diciamo, quindi è stato proprio caduto a pennello fare 21 anni appena sono arrivata in America, e ho festeggiato appunto con persone che avevano conosciuto veramente da pochissimo, sia exchange che non, e siamo diciamo prima stati nel mio appartamento, poi siamo usciti a far festa, quindi è stato diciamo un ricordo molto bello. Per quanto riguarda le cose assolutamente da fare, sicuramente andare a delle partite di basket, football, baseball, qualsiasi diciamo partita di americana, è sicuramente molto divertente vedere quanto la gente sia veramente interessata a questi sport, e andare assolutamente ai frat parties, diciamo che ci sono sia quelli di sera, ci sono anche dei chiamati darty, quindi dei frat parties, che diciamo si svolgono durante il giorno, quindi dalla mattina fino alla sera la gente balla, si diverte, beve, diciamo che diventa molto molto divertente, si fa giorno, quindi assolutamente un'esperienza da fare. E poi appunto come ho detto prima ci saranno ancora tante altre cose da fare, quindi appunto per qualsiasi cosa scrivete sia a me che diciamo Simone, quindi saremo assolutamente felici di aggiornarvi con la nostra esperienza. Comunque mi dicono che chiedono se il fatto di partire al secondo semestre può aver influenzato la vostra esperienza, se si riesce a fare tutto con calma oppure ci sono stati dei problemi, visto che voi siete entrambi lì adesso, ditemi un po' la vostra. Diciamo che sicuramente partire al primo semestre ti dà un attimo più di respiro per quanto riguarda la tesi eccetera, però secondo me se ci si organizza, cioè una volta che lo sai in anticipo ti organizzi bene, cercare di fare appunto tutti gli esami del primo semestre in tempo. Per quanto riguarda la tesi poi dipende quando ci si deve laureare, però diciamo che tranquillamente secondo me se ci si organizza bene appunto si riesce anche a fare tutto durante barra ritorno dell'exchange, perché comunque noi dovremmo tornare penso per metà maggio, massimo fine maggio, quindi comunque non è troppo a ridosso poi della scadenza. E sicuramente diciamo che quest'anno non avevamo neanche la scelta, diciamo primo semestre o secondo semestre, perché purtroppo le mete diciamo al di fuori dell'Europa erano soltanto presenti al secondo semestre, però secondo me diciamo non deve essere quello l'elemento diciamo determinante che ti fa scegliere una meta piuttosto che un'altra, diciamo che ci si cerca di organizzare per come si può, ecco.
Ok, tu invece Simone hai qualcosa da aggiungere Sì, oppure... esatto. Sì, grossi problemi non ce ne sono di fatto. Forse l'unica scomodità può essere per gli esami, perché magari se vai al primo semestre, vieni qui, fai gli esami che riesci a fare e poi in bocconi recuperi tutto. Qui invece al primo semestre devi un attimo provare ad anticipare quali saranno gli esami che fai qui e vedere di farti gli altri lì al primo semestre. Poi tra l'altro qui alla San Diego State la sicurezza di fare gli esami che decidevamo l'abbiamo avuta a novembre e in generale non dovrebbero esserci problemi, però appunto più che altro per gli esami ci vuole un attimo più di organizzazione. Ok, poi ho visto anche un'altra domanda dove chiedono se il calcolatore Exchange o quello lì di B-Lab vi è stato utile, nel senso che comunque avete ritrovato una certa linearità nei vari punteggi negli anni passati rispetto a quelli dell'università in cui siete entrati. Per quanto mi riguarda, assolutamente, diciamo che è stato molto molto utile sia il calcolatore che l'Event Exchange. Quello posso dire, diciamo che ho scelto questa meta proprio perché è stata, diciamo, presentata all'Event Exchange dell'anno scorso, quindi assolutamente, secondo me, i materiali sono essenziali per fare una scelta, diciamo, ben oculata. Poi ovviamente da un anno all'altro i punteggi cambiano ed è molto, diciamo, è aleatorio, però in linea di massima si riesce ad avere una buona idea. Sì, esatto, anch'io avevo visto l'evento l'anno scorso e a me era piaciuto appunto San Diego, infatti anche per quello poi avevo messo San Diego come prima scelta e comunque sì, per la media penso bene o male dovrebbe restare quella, quindi il calcolatore dovrebbe essere affidabile. Mamma mia, io non pensavo che fosse per questo motivo che entrambi, cioè, siete andati in quei posti, perché in effetti anche l'anno scorso c'è stato proprio San Diego contro Virginia. Però non ci avevo Sì, detto esatto. veramente. Esatto, chissà l'anno prossimo. Vabbè, chissà. Se andate in quelle mete e volete fare l'evento, super disponibili. La facciamo diventare una tradizione. E niente, per adesso a me sembra tutto. Avete anche risposto alle domande da casa, quindi super bene. Vi ringrazio, godetevi lo scambio. E Grazie mille. ci sentiamo, ci vediamo. Grazie. Vedremo le vostre storie. Per averci dato questa opportunità e per qualsiasi cosa, appunto, scriveteci, siamo super disponibili e felici di parlare della nostra esperienza. Esatto, ragazzi, per qualsiasi cosa potete scriverci anche dopo che siete entrati, perché poi ci sono tutta una serie di cose da fare che poi si capiscono solo quando ci sei dentro, quindi senza problemi ci iscrivete. Perfetto, grazie mille. Adesso passiamo al prossimo, il Canada, con Alessandro. Allora, Ale, Grazie. riuscire? Ale. È un Ragazzi. attimo in Canada, ora viene. Ciao ragazzi, buonasera. Eccolo. Ok, allora, Ale, tu come mai hai scelto il Canada? Ci siamo spostati un attimo più a nord. Ci siamo spostati un po' più al nord, soprattutto in una zona un po' più fredda. E allora, in realtà perché ho scelto il Canada? Innanzitutto volevo partire al primo semestre e volevo, diciamo, fare un'esperienza stile americano e quindi vivere quel sogno americano delle università, diciamo, delle feste a casa di sconosciuti e quindi un po' come quelle feste che vedete anche nei film. E quindi avevo pensato di appunto scegliere il Canada proprio per questo. Volevo partire al primo semestre, quindi le scelte per il versante americano erano abbastanza limitate a due, tre mete e un'altra è questa appunto la Queen's University a Kingston. Quindi ho scelto appunto pensando più a partire al primo semestre, quando comunque a settembre, bene o male, la situazione Covid era in miglioramento. E soprattutto poi non abbiamo subito, diciamo, tutte quelle restrizioni che poi verso la fine di dicembre ci sono state, ahimè, e quindi siamo riusciti anche a goderci un po' l'esperienza senza, diciamo, quelle limitazioni. Ecco, quindi queste sono le principali motivazioni. E invece hai notato una grande differenza tra la vita e l'università in Canada e qui a Milano? Allora, io sono stato a Kingston. In una cittadina vicino a Toronto e a 3 ore da Toronto e a 3 ore anche da Montreal. È una cittadina abbastanza piccola, conta 100.000 abitanti, ma la maggior parte molti sono studenti universitari, infatti è una città universitaria, è abbastanza circoscritta proprio al centro, il centro dell'università stessa.
e quindi bene o male le differenze con Milano ci sono, sono molto, molto diciamo evidenti. Milano è una città abbastanza grande, ci sono molte possibilità per, non lo so, per divertirsi la sera. Invece il Canada, soprattutto Kingston, essendo una città abbastanza piccola, sono pochi i locali dove si può andare la sera, ma in realtà comunque il divertimento non manca, perché abbiamo avuto modo di conoscere tanti studenti canadesi, tanti studenti anche, soprattutto abbiamo consolidato i rapporti tra noi italiani, abbiamo conosciuto soprattutto gli exchange student, e con questi poi abbiamo organizzato un sacco di serate in casa, perché Kingston, non so se lo sapete, ma è la prima città per house party in Canada. Quindi da un punto di vista di vita, cioè per quanto riguarda gli eventi serali, questo, poi stile diciamo proprio di costo della vita in Canada, soprattutto a Kingston, essendo una cittadina abbastanza piccola, il costo al supermercato comunque dei beni primari, quali per esempio, non lo so, le verdure, le verdure costano abbastanza tanto, poi in realtà per il resto, visto che eravamo in casa con altre, ero in casa con altre quattro persone, e, diciamo, compravamo le size family, quindi dividevamo la spesa, e comunque alla fine il costo della spesa non era abbastanza eccessivo, e invece il costo dell'appartamento, anche questo ho risparmiato personalmente un bel po' rispetto, diciamo, all'affitto che pagavo a Milano, insomma. Quindi lato città questo, per quanto invece riguarda la vita universitaria, in realtà abbastanza diversa la vita universitaria rispetto alla Bocconi, perché quando si va in exchange bisogna prepararsi. Io personalmente, da studente del CLEAM, mi ero abituato a studiare in inglese, quindi c'è questo piccolo primo, diciamo, constraint che non aver studiato in inglese per gli scorsi due anni, però comunque è un problema che si supera molto facilmente, e poi comunque è un ritmo universitario molto diverso, come hanno già detto anche gli altri ragazzi prima di me, è un ritmo un po' più, diciamo, cioè costante, bisogna studiare costantemente, perché c'è un sacco di assignment, lavori di gruppo, presentazioni, soprattutto presentazioni orali davanti alla classe. E diciamo, però, se si riesce a gestire il tempo che si ha a disposizione, si riesce a fare tutto, anzi si ha tempo per anche viaggiare, e infatti, come potete ben vedere nella slide, ho messo, cioè al centro della slide c'è la foto di Toronto, scattata a Toronto appunto durante la nostra, diciamo, escursione fuori porta, anche le cascate del Niagara. Ma abbiamo avuto la possibilità durante il fall break, che è un momento, diciamo, molto particolare, ci dà la possibilità appunto l'università di avere una settimana di relax dallo studio, anche se, diciamo, di studio si può parlare relativamente, perché, diciamo, anche di studio, se in Bocconi studiamo al 100%, in exchange, soprattutto in America, si studia relativamente, diciamo, un 40%, insomma, 50%. Però comunque lo studio, a differenza della Bocconi, non è mnemonico, cioè non bisogna studiare mattoni così di libri, ma bisogna stare al passo con le lezioni, soprattutto partecipare, perché il participation points valgono anche il 20-30% del voto, ahimè. E quindi invece in questa slide potete vedere che durante la settimana di pausa, il fall break, siamo andati dall'altra parte del Canada, a 3 ore di fuso orario da Toronto, da Kingston, dove stavo io, e appunto abbiamo viaggiato, siamo andati in Alberta, che è uno stato del Canada molto bello, e quindi abbiamo viaggiato un pochino, abbiamo visto i laghi, abbiamo preso in fitto una macchina, abbiamo fatto un bel po' di viaggetti, insomma. Sì, sì, Alessandro, mi ricordo, mi ha raccontato, diceva: io questa cosa non l'avrei mai fatta normalmente nella vita, sono andato sopra una montagna, era tutto ghiacciato. E sì, quindi sì, l'esperienza è stato bellissimo. Mm-hmm. È stato bello perché in realtà, ecco, il Canada, a differenza, diciamo, dell'Italia, ma anche dell'Europa, ha una mentalità molto diversa. Vi troverete anche a parlare con persone canadesi molto disponibili, super disponibili, anche gli stessi professori sono pronti a darvi una mano in qualsiasi circostanza. Sapevano che ero un exchange student, e vi racconto questo aneddoto. Primo giorno, corso di business strategy, presento al professore, e il professore mi fa: ma sei un exchange student? Sì, sono italiano. Mi fa: ma di dove? Del sud Italia? E io dicevo, gli risposto: sì, del sud Italia. E lui mi fa: della Calabria? Sì, della Calabria. Oh,
mia moglie è di Reggio Calabria e quindi diciamo per farvi capire come anche in Canada c'è una grossa comunità anche italiana, è bellissimo, è molto bello. E invece a livello di casa tu come l'hai trovata? Perché mi ricordo che avevi avuto dei problemi, cioè hai detto che era difficile. Allora, in realtà trovare un appartamento, soprattutto quando si parla di, diciamo, di andare in exchange dall'altra parte del mondo, è abbastanza difficile. Non sono riuscito a trovare una residenza perché l'unica residenza universitaria è riservata solamente agli studenti appunto della canadesi. Quindi siamo riusciti fortunatamente a trovare un appartamento grazie a uno dei ragazzi italiani che si era messo giorno e notte a cercare annunci su Facebook. Però in realtà, ecco, quello che vi consiglio di fare, soprattutto visto che io sono partito al primo semestre, il tempo è abbastanza risicato, una volta che sapete dovete andare in exchange, mettetevi su, create un gruppo WhatsApp con tutti gli altri ragazzi che partiranno per il Canada o comunque per le mete al primo semestre e organizzati fin da subito a trovare un appartamento. E un'altra cosa molto particolare che ho dovuto, ahimè, subire è stato il problema legato allo study permit, cioè al visto. Sfortunatamente il Canada aveva chiuso le frontiere a causa del Covid e appunto le dovevano riaprire dopo l'inizio delle lezioni. L'unico modo per entrare in Canada era appunto richiedere lo study permit, e lo study permit ci hanno messo veramente tantissimo per consegnarcelo. Una ragazza ha ottenuto lo study permit 2 giorni prima della partenza, che era fine agosto, e l'avevamo richiesto a fine maggio. Quindi insomma è stato abbastanza risicato e abbastanza, diciamo, esatto, ansia, soprattutto ansia. Mamma mia, invece tipo per te qual è un must, qualcosa da fare assolutamente in Canada? Allora, viaggiare. Studiare relativamente sì, però quello che vi consiglio, visto che lo studio è molto molto, diciamo, marginale rispetto allo studio che invece voi fate in Bocconi, quello che vi consiglio di fare è godervi le esperienze che il Canada, comunque che l'exchange vi possa offrire, insomma. Quindi non pensate un fine settimana di restare a casa, avete questa opportunità, dura 4 mesi l'exchange, vivetelo appieno, perché è un'esperienza che poi vi rimane e quando tornerete in Bocconi vi lascerà con quel, diciamo, con un ricordo molto felice. E quello che dovete fare è viaggiare. Siamo stati a Toronto, siamo andati a Montreal, abbiamo molti ragazzi, alcuni ragazzi sono andati, ho letto un messaggio di sfuggita, alcuni ragazzi sono anche andati a New York, perché è molto, molto facile da Kingston, 1 ora e mezzo di aereo. Quindi velocissimi, 2 o 3 giorni, un fine settimana in New York si può fare, soprattutto al primo semestre, secondo me, poi al secondo pure, però fa un pelo più freddo, un po' più problematico, però al primo semestre si può fare tranquillamente, e sfruttare poi il fall break. E poi per chi partirà in Canada, una cosa molto bella è l'oncoming. L'oncoming cos'è? È due giorni, una settimana, se non sbaglio, la seconda settimana di ottobre, il sabato della seconda settimana di ottobre e il sabato successivo, è una festa, soprattutto gli studenti della canadesi, potete trovare anche online Homecoming Kingston, dove gli studenti sostanzialmente dalle 7 di mattina fino a sera, notte inoltrata, bevono tantissimo, ed è una festa che da un lato, diciamo, oggettivo, insomma, è una festa che viene dedicata a tutti quei gli studenti, ex studenti, e gli danno la possibilità a questi ex studenti di tornare alle università e di vivere quella che era l'esperienza universitaria. In realtà, da un lato sostanziale, gli studenti, soprattutto i canadesi, la sfruttano per bere e divertirsi, insomma. Con le temperature, le temperature, soprattutto verso settembre-ottobre, fa caldo. Non fa freddissimo, quindi anche una semplice maglietta, una felpa va benissimo, non fa molto caldo. Il freddo è relativo, si inizia a far sentire verso metà ottobre e poi verso dicembre iniziano le nevicate ed è bellissimo, perché io da calabrese che la neve la vedo ogni morto di papa, come suol dire, è quel stato bellissimo, perché la vedi quel giorno che nevica a Milano, esatto, la vedi quel giorno che nevica a Milano, ma
Poi abituarsi a vedere la neve ogni giorno è bellissimo, perché la notte inizia a nevicare, il giorno dopo ti ritrovi tutta quanta la città innevata, è bellissimo. E con l'inglese, allora, non è molto difficile riuscirsi ad abituare. La Queen's, se non sbaglio, richiede una certificazione linguistica addizionale, quindi un additional requirement. Se non sbaglio, il punteggio minimo è 6,5. Forse no, l'overall è 6,5, minimo 6, adesso non ricordo bene, comunque è abbastanza fattibile, insomma, e anche il punteggio, diciamo, di accesso non è relativamente basso, non è relativamente alto, anzi piuttosto accessibile a molti, e diciamo l'inglese, forse i primi 15-20 giorni suonerà strano studiare in inglese, però dopo 15-20 giorni, dopo mal di testa di professori che parlano in classe con l'accento americano, eccetera, eccetera, però poi vi abituate molto facilmente, insomma, quello non è un problema. Cioè, quello che vi voglio dire è che se avete il timore di andare in exchange e di non riuscire a relazionarvi perché l'inglese potrebbe essere un problema, non vi preoccupate, soprattutto mi rivolgo ai cleammini che ci ascoltano, insomma, magari... Ecco, qualcuno potrebbe avere qualche problema di inglese, non vi preoccupate, perché si può superare facilmente e tranquillamente. E poi questione esami, magari qualcuno vuole sapere qualche informazione sugli esami, ahimè, per colpa del Covid tutti gli esami erano online e non avevano strutturato nessun, diciamo, sistema di proctoring, quindi sostanzialmente, ok, gli esami erano open book. C'erano alcuni esami che bloccavano il computer con fogli Excel e quant'altro, però in linea di massima diciamo che erano abbastanza fattibili, e abbiamo finito la sessione il 19 di dicembre dando tutti e 5 gli esami, quindi è stato abbastanza fattibile. Mm-hmm. Molto bello. Allora, nel caso in cui avete altre domande per Alessandro, lì sono i contatti, quindi scrivetegli quando volete. E niente, adesso ci spostiamo di nuovo. E questa volta si va in Australia. Francesco, ci sei? Sì, mi sentite? Sì. Okay. Allora, ciao, prima ciao. Di tutto. E, volevo chiederti, prima di tutto, tu dove sei stato in Australia e quali sono le particolarità della vita in Australia rispetto a quella europea a cui siamo abituati? Io sono andato in Australia, ormai saranno passati quasi 2 anni, perché sono arrivato in Australia che era gennaio 2020. Mi sentite bene, sì? Sì, sì. E diciamo che ti posso raccontare la mia esperienza, che è stata un'esperienza abbastanza tipica, perché è successo che mi sono ritrovato lì in Australia col Covid, no? Quando è scoppiato, in pieno Covid, perché sarei partito a gennaio 2020, secondo semestre. Penso che i primi casi in Italia e Colombia sono stati a febbraio, no? E mi ricordo chiaramente ancora il momento in cui stavo in vacanza con i miei amici, ci eravamo fatti il giro di tutto il Queensland, che è questo stato del nord dell'Australia, bellissimo, Sunshine State, uno stato... E facendo questo road trip, abbiamo fatto tipo 1800 km, abbiamo fittato un furgoncino, andati 1800 km a scendere dall'Australia, e nel mezzo di questo road trip siamo venuti a conoscenza per la prima volta di quello che stava succedendo in Italia, e ci siamo resi conto che la situazione era un po' degenerata. Quindi è successo che siamo arrivati lì col Covid, che si avvicinava sempre di più perché stava arrivando dall'Europa. Lì all'inizio era un pochettino... attenuato dal fatto che lì era estate, mentre qui era inverno, quindi all'inizio non si sentiva più niente. Poi è arrivato e, insomma, tutti quanti abbiamo avuto una certa pressione da parte delle nostre famiglie per rientrare in Italia, anche perché chi stava provando a rientrare in Europa raccontava di odissee, ci volevano tipo 30 ore per facendo scalo a Tokyo, l'unico aeroporto aperto, quindi avevamo una certa pressione per rientrare in Italia, e allora eravamo una piccola colonia di bocconiani, eravamo 9, una era già rientrata, abbiamo detto o qui ce la facciamo insieme oppure insomma torniamo tutti uno dopo l'altro, e allora abbiamo deciso di mollare le nostre residenze universitarie
e ci siamo fatti 4 mesi in una villa, ci siamo affittati una villa qui in Melbourne, siamo fatti 4 mesi là su una villa, è stato bellissimo. Quindi vi dico anche l'exchange, anche se insomma può essere di questi tempi, c'è una sorta di incertezza di sicuro nel fare questo genere di avventure post-Covid, posso dirvi che ne vale la pena in qualunque suo outcome, e la storia è incredibile. Quali sono le diverse? Oh, scusa, ma niente, ti ho interrotto. No, non ti preoccupare. No, beh, sicuramente la cosa bella è che, secondo me, è che ti senti distante da tutto quello che hai vissuto fino a quel momento. Perché proprio una delle parole chiave per capire la storia è la distanza. Non esiste posto più distante al mondo. È distanza allo stato puro. C'hai 10 ore di fuso con l'Italia. Hai una finestra di tipo 2-3 ore per essere in contatto con tipo un'ora la mattina e la sera dopo le 8 per stare in contatto con chi avevi lasciato dietro. 24 ore di viaggio per arrivarci, ti senti distante da tutto, però sei in un posto civile, questa è la cosa bella, cioè che secondo me per sentirti così distante nel mondo devi andare sempre in posti incivili, invece lì sei negli States, sei nel Regno Unito proprio, cioè, là sono britannici, e questa è un pezzo di Europa in un altro pianeta. Quando ancora il Covid non era arrivato troppo forte, come ti sei trovato con la vita sociale? Di solito quali sono i momenti di raduno maggiore per la gente che abita in Italia? Metto gli AirPods. Ok, va bene, vai. Allora. Mi senti? Sì, bene, adesso ti sento. Niente, stavo dicendo, nel momento in cui ancora non era arrivato il Covid in Australia, come interagivate con la gente che comunque stava lì all'università, comunque gli abitanti? Quali sono i momenti di raduno maggiori? Allora, diciamo che il pre-Covid non posso raccontarlo perché... Mi sono fatto una settimana di università, sono andato due volte in università. Posso dirti che sono inglesi, gli australiani sono un popolo di inglesi, quindi molto più inglesi degli statunitensi di sicuro. Quindi ti senti da quelle parti là. Melbourne è una città davvero figa. Allora, tutte e tre in Australia, io ho visto tutte e tre Sydney, Melbourne e posso dirvi che secondo me Melbourne è la più figa. Melbourne è la più figa. Si sente molto la presenza della natura oppure si vive più la città? Perché comunque l'Australia è molto associata a una forte presenza della natura. Certo, l'Australia c'è sicuramente due volti, cioè sicuramente al 99% una terra completamente desolata, al 99%, cioè quando fai questi road trip è spaventoso, non incontri segni di civiltà per centinaia di chilometri, e poi magari il primo paesino che becchi è davvero un paesino che ha 10.000 abitanti nei giorni buoni, però anche il lato urbano è interessante, Sydney e Melbourne sono due città interessanti. Io posso dirti che Melbourne è una città in cui sì, c'è tanta natura, cioè tanti boschi, c'è la spiaggia, c'è il mare, ci sono bellissime spiagge anche vicino, proprio nelle città non tanto, però basta fare un paio d'ore di macchina per avere paesaggi mozzafiato, quindi ne vale la pena. È la più fredda delle tre città australiane, è la più fredda, ha un clima, però devo essere sincero, l'inverno non, perché è quella che sta più a sud, no? Quindi lì è tutto al contrario, più verso più fa freddo. Sì, sì.
Però anche se la più fredda, perché sta più a sud, non, gli inverni sono abbastanza caldi, devo essere sincero. Mai sotto i 10 gradi, quindi una bellezza. E surf l'ha mai fatto? Visto che comunque c'è un po' lo stereotipo dell'australiano che fa surf. Diciamo, non posso definirmi un surfista di sicuro, però 3-4 volte 3-4 volte si è fatto, è stato divertente. Da essere sincero, è molto freddo fare surf, una sport in cui c'è bisogno di una bella tolleranza. Comunque l'oceano non è il Mediterraneo, quindi freddo sicuramente. Mm-hmm. Assolutamente. E invece, qual è secondo te una cosa che assolutamente va fatta per chi partirà e andrà in Australia? Beh, sicuramente mangiare la Vegemite, che è questo burro di arachidi unico che c'hanno loro, che fa schifo, però insomma ci tengono tantissimo, è la loro Nutella. Sì, è la loro Nutella. E poi sicuramente fate il road trip perché è il modo giusto per vedere l'Australia, perché non è l'Europa, non basta che ti prendi l'aereo low cost a 30 euro per andare in qualche capitale, lì devi andare. Io penso di aver fatto 3 road trip, il primo 1800 chilometri, il secondo 700 e secondo il terzo 1800 ancora, quindi hai visitato un sacco, hai fatto un sacco di avventure, viaggi, comunque ci sta. E invece il tuo ricordo migliore, il più bello, quello più vivido, visto che comunque è passato un po' di tempo? Beh, secondo me guarda il bridge di Sydney, è abbastanza impressionante. Mi ricordo la prima volta che l'ho visto con i miei amici, è stato forse il momento che mi è rimasto più impresso. Ok. Devo essere sincero. Allora, io ti ringrazio per questo intervento. Speriamo che comunque negli ultimi anni nessuno è partito per l'Australia per la questione del Covid, quindi speriamo che quest'anno comunque migliori. E niente, adesso passiamo all'ultima destinazione con Ciao, Camilla. Grazie mille. Grazie mille a te di essere venuto. Camilla, ciao a tutti, sì, eccomi qua. Ciao, buonasera. Ciao, allora, tu sei stata in Argentina, quindi volevo chiederti prima di tutto come mai hai scelto l'Argentina, se conoscevi già bene lo spagnolo magari. In realtà lo spagnolo no, non è che lo sapessi bene, l'avevo studiato quei 3 anni alle medie, poi completamente abbandonato alle superiori, avevo mezzo seguito il corso in Bocconi, poi al secondo anno per rinfrescarlo un po', dare l'esame, però ecco, non è che avessi una base molto solida. E la mia scelta proprio di partire in Argentina era quella di consolidare appunto lo spagnolo, portarmi a casa una terza lingua, però ho pensato, la Spagna ce l'ho qua a portata di mano, in 2 ore di aereo posso arrivare, il Sud America quando ti ricapita di poter partire per stare lì 6 mesi, quindi ho detto no, voglio andare più lontano, e infatti tutte le mie destinazioni erano comunque per paesi del Sud America, l'Argentina in primis. Quindi sono stata super contenta, un'esperienza che rifarei subito, ripartirei seduta stante, credo. E l'ostacolo della lingua non è neanche troppo, secondo me, cioè io non l'ho vissuta male, perché comunque lo spagnolo si somiglia abbastanza comunque all'italiano. Poi lì le varie università organizzano anche corsi di spagnolo, se qualcuno li volesse seguire, proprio per imparare anche più rapidamente la grammatica, ma
i professori sono tutti super gentili e disponibili, quindi se c'è qualcosa che non capiamo, poi sempre, cioè, ci rispiegavano tutto, andavano piano. Anche gli argentini, i nostri compagni di università, erano super gentili, cioè ci hanno aiutato tantissimo, quindi ti fanno sentire a casa e stando veramente lì 24 ore su 24 immersi nello spagnolo, poi lo prendi anche rapidamente. Quindi non, ragazzi, veramente il problema dello spagnolo non ponetevelo neanche, perché lo si supera subito. Tu adesso sai lo spagnolo, quindi? Sì, alla fine novembre ho fatto lì proprio a Buenos Aires l'esame del DELE e ho portato a casa il livello C1, quindi devo dire, ottimo risultato, esatto, contentissima, sì sì. E invece tipo una seconda faccia del Sud America è quella della criminalità. Molto spesso si pensa a queste mete del Sud America come comunque dei posti dove la criminalità è alta. Tu come l'hai vissuta questa situazione? Era forte la sua presenza nella tua esperienza quotidiana oppure no? Allora, io ho preso ad esempio casa in uno, sono stata di preciso a Buenos Aires, una città enorme, grandissima, e ho preso casa, diciamo, nel quartiere che mi avevano consigliato tutti di Palermo Soho, che è anche il quartiere con più giovani, più ragazzi, quindi un quartiere molto vissuto, popolato sia di giorno che di notte, quindi io a muovermi comunque da sola anche nel mio quartiere ero tranquillissima. Poi anche se si gira ovviamente nei quartieri più turistici, la città è sicura. Cioè io non ho mai avuto problemi perché c'è sempre movimento, c'è sempre qualcuno. Poi, cioè, da una parte è una cosa positiva, cioè c'erano un sacco di poliziotti comunque per le strade, cioè è positivo perché ti mette sicurezza, dall'altra parte è negativo perché pensi, ma perché c'è bisogno di così tanta polizia, diciamo, per le strade, quindi... Ok, pro e contro di questa cosa, però io non mi sono mai sentita in pericolo. Poi vabbè, è capitato a dei miei amici che camminando per strada gli rubassero così il cellulare, magari da tipi in moto che si avvicinano, lo prendono e scappano, però è un furto che può capitare anche a Milano, diciamo. Poi comunque ci si muove quasi sempre in gruppo, perché poi lì, cioè, conosci gli argentini, i tuoi compagni di casa, cioè i tuoi coinquilini, altri amici, non si è mai praticamente da soli, e quindi non c'è neanche questo problema. Questo a Buenos Aires, ma comunque ho tanti altri amici che sono stati in altre università del Sud America, anche in Messico, non ci sono mai stati casi di pericolo, ecco, ma proprio perché si sta assieme poi, quindi anche in gruppo si è più tranquilli. Sì, questo sicuramente aiuta. E invece ho visto una domanda in cui chiedevano se tu hai fatto tutti i corsi in spagnolo e nel caso, cioè, sai che ci sono dei corsi in inglese oppure no? Allora, nella mia università, praticamente, che era San Andrés, c'erano quasi solo corsi in spagnolo, ce n'erano veramente pochi in inglese. E i professori poi davano la possibilità a noi internazionali di fare gli esami in inglese, ma nessuno mai li ha fatti poi in inglese, perché una volta che ti spiegano in spagnolo, hai gli appunti in spagnolo, studi in spagnolo, cioè non ti serve neanche poi l'inglese. E avevi bisogno di una certificazione per fare application oppure sei andata... No, bastava superare l'esame di spagnolo di lingua in Bocconi. Ah, perfetto, quindi pure comodo, sì. Bello. Infatti, mm-hmm. Raga, ve la consiglio, Sud America best choice, veramente. Come mentalità, secondo te è molto diversa da quella europea oppure più o meno la stessa linea d'onda? No, ragazzi, stessa linea d'onda. Gli argentini, a parte che sono quasi tutti immigrati italiani, ve lo giuro, ma sono di un aperto, di un solare, di un espansivo
che veramente, cioè, ti senti a casa. Un sacco di, madonna, che ridere, ti fermavano quando ti sentivano parlare italiano per strade, supermercati, allora arrivavano gli argentini, le nonnine, che ti dicevano, ma lo sai che la mia bisnonna era italiana? Cioè, sono proprio carinissimi, se ti vedono spaesato ti aiutano, quindi no, non sono freddi o antipatici, proprio zero. Invece che abbiamo visto prima. Esatto, no, è tutto l'opposto. E invece per il costo della vita, come ti sei trovata? Anche trovare casa, com'è stato? Perché comunque allora, dalla parte del mondo, quindi esatto. Non sarà facile. Allora, costo della vita bassissimo, cioè io mi sentivo una regina perché veramente non costava nulla, cioè una costata grandissima la pagavi, se andava bene, 6 euro, cioè non si pagava proprio nulla, c'erano, che ridere, le birre a 50 centesimi, infatti, cioè, ogni sera era aperitivo obbligatorio, quindi la vita non costa molto. Io sono stata sfortunata, penso, per quanto riguarda gli appartamenti, perché lì veramente che pagavo più del mio affitto qua a Milano, pagavo tipo 650 euro, ma perché mi sono, cioè, ho seguito il consiglio dei ragazzi, degli studenti che erano andati lì a Buenos Aires prima di me, mi avevano consigliato di affidarmi a questa agenzia, Via Plan, segnatevela, non andate, che ha case giganti, nei migliori quartieri, per carità, case belle anche nei migliori quartieri di Buenos Aires, però sono case da 10 persone con 4 fornelli, quindi bisogna essere anche molto flessibili poi, ma sono troppo troppo care. Il pro di questa agenzia è che è affidabile comunque e ti permette di prenotare dall'Italia, quindi arrivi che hai già la casa. Però il mio consiglio sarebbe quello di arrivare lì 2 settimane prima, mettersi alla ricerca di un appartamentino, perché se ne trovano di veramente carini a 200-300 euro. Quindi secondo me, cioè poi gli affitti non sono cari neanche quelli, però bisogna avere appunto, fare lo sforzo di andare lì e cercarlo. Mm-hmm. Infatti. Il fatto che era dall'altra parte del mondo ha influenzato sicuramente. Esatto. Sì. Anche perché partire da una casa, cioè, secondo me è un po' stressa. Cioè, io quando sono partita ho trovato la casa pochissimo tempo prima e prima ero stressatissima. No, è vero. Anche io infatti che l'avevo prenotata proprio forse ad aprile, perché me l'avevano consigliata, ero super serena e tranquilla. Però poi, avendo visto la maggior parte degli altri internazionali che avevano fatto così, erano arrivati un po' prima per mettersi alla ricerca, cioè sì. Poi alla fine una soluzione la si trova sempre, se no anche i B&B non è che siano carissimi, quindi qualora non si trovasse la casa ci si mettesse un po' di più, anche i B&B per 2 settimane, 3, non sono troppo cari, ecco. Ok, dai, allora se è fattibile, ci sta. E con viaggi tu dove sei andata? Cioè, tanti viaggi, perché comunque ho visto dalle tue foto che ci sono posti diversi, quindi... Esatto, no, bellissimo. Io ho viaggiato veramente tanto, sono stata fortunata, perché mi sono vista in primis tutta l'Argentina, quindi partendo dal nord con le cascate di Iguazú, le ho viste sia dalla parte argentina che dalla parte del Brasile, poi sono stata giù invece in Patagonia... Si pedala un sacco perché ci sono camminate belle e importanti, però vedi di quei paesaggi proprio stupendi, incredibili. Abbiamo visto anche le balene, abbiamo preso, diciamo, abbiamo fatto il tour, come si dice, in barca, e avevamo le balene che ci passavano sotto, ci hanno pure bagnato con la loro acqua, cioè, cose assurde, esperienze incredibili. Poi io sono stata in Cile, in Bolivia, in Uruguay, quindi ho visto abbastanza paesi del Sud America e sono uno più bello dell'altro. Quindi ovviamente una volta che si è dall'altra parte del mondo conviene ritagliarsi del tempo per viaggiare. Questo è un consiglio che do a tutti. Come scusa? Dicevo anche perché tornare non è così facile. Cioè, esatto. Alla fine se uno vuole tornare...
Grazie, torna. Tornare a Buenos Aires è molto meno probabile. Infatti, quindi una volta che si è là bisogna approfittare proprio dell'esperienza. Invece, tipo, il tuo ricordo più bello qual è stato? Oddio, beh, forse proprio l'ultimo viaggio che ho fatto in Patagonia, perché ero con i miei quattro amici più stretti, abbiamo preso la macchina e ci siamo proprio indipendenti, abbiamo girato in lungo e largo per tutta la Patagonia, abbiamo camminato sopra il Perito Moreno, che è questo ghiacciaio che è addirittura più grande di tutta Buenos Aires, e Buenos Aires c'è una città super estesa, poi lì ci hanno offerto l'amaro con il ghiaccio preso direttamente dal ghiacciaio, cioè pazzesco, abbiamo visto i pinguini, incredibile, penso questo viaggio, sì. E qualcosa da fare assolutamente? Qualcosa da fare a Buenos Aires, dici? Sì, se uno va in Argentina, a Buenos Aires, c'è una cosa proprio da non perdersi. Ragazzi, ogni domenica si fanno gli asados, ovvero queste grigliatone con gli amici, ognuno porta qualcosa, la carne non costa niente, dovete trovare quello che è bravo, diciamo, a grigliare, alla passione, ma poi noi stavamo ogni domenica assieme almeno una ventina di persone, poi facevamo i balli di gruppo, facevamo i giochi con le sedie, quindi proprio viversi la città e con gli amici. Io avevo stretto amicizia con tantissimi argentini, quindi mi hanno fatto proprio entrare nel mood al 100%. Ascolterete musica reggaeton, penso a palla, cioè quello è il loro ritmo, non ascoltano molto altro, ma se anche non vi dovesse piacere, fidatevi che una volta lì vi innamorate, perché vi viene naturale, secondo me, ballare quella musica. Quindi è una colonna sonora dell'exchange. Che cosa? È una colonna sonora dell'exchange, praticamente. Esatto. No. Poi tornerete a casa e comunque ascolterete solo il reggaeton, anche se non sarete più in Sud America, perché vi entra proprio nel sangue. E vabbè, comunque è un sacco bello vedere il tuo entusiasmo mentre racconti queste cose, delle balene, sì. Molto bello. No, mi ha messo quasi voglia di andare, però oramai io non sono già partita e non è fattibile. No, lo so, io mi sono proprio innamorata, è stata un'esperienza stupenda e con molte persone ancora sono rimasta in contatto, proprio perché comunque gli argentini, cioè, sono così un po' come noi, cioè ci affezioniamo, siamo calorosi, quindi poi quando ti trovi bene, cioè, rimani amico, ecco. Qualora io volessi tornare, so che loro mi ospiterebbero, cioè, proprio incredibile. Infatti, le cose belle dell'exchange, anche un po' questo, perché comunque ti fai amici in altri posti del mondo. Cioè, io adesso, per esempio, sto adesso collegata da Parigi, perché sono andata a trovare una mia amica dello scambio che vive qui. Bellissimo. Città, Sara. Infatti, la ragazza di prima che ha parlato di Sant'Andrews, Sara, ha l'amica che proprio stasera, infatti mi sa che si è scollegata, perché lei è arrivata in Italia proprio per andarla a trovare. Quindi comunque sono delle esperienze che anche dal punto di vista umano e relazionale ti danno tanto. Certo. Guarda, anche i miei ex coinquilini francesi sono venuti proprio 2 settimane fa a Milano a salutarmi, quindi li ho portati in giro a mangiare cotolette, pasta. No, poi si rimane amici per sempre, perché comunque condividi 6 mesi, cioè un'esperienza incredibile che ti forma e c'è qualcosa che ti porti dentro per sempre, secondo me. Sì, infatti sono d'accordo. Allora, noi mi sa che adesso siamo arrivati proprio alla fine di questo evento e quindi ti ringrazio anche a te, Camilla, di essere venuta. E Grazie a voi. Se poi ragazzi avessero altre domande, non lo so, possono contattarmi senza problemi, ecco. Camilla Rinaldi, quindi l'Instagram si trova facile. Perfetto, grazie. Allora, io saluto. Per i ragazzi, se ci sono altre domande potete sempre scrivermi, mi chiamo Martina da Ponte. E spero che la vostra application vada bene. Ci sentiamo se avete delle domande per me. Saverio, non so, tu sei collegato, vuoi aggiungere qualcosa?
penso sia così. No, ok, allora tutto bene. Sono felice che l'evento sia andato e vi saluto tutti quanti. Scollego un attimo così vedo se ci sono delle domande nella chat. No, non ci sono altre domande, mi sembra che sono state risposte tutte. E quindi niente, ciao, ci vediamo in bocca in giro. Ah,